Ciao ragazzi! Uè. Come va? Come va? Come va? Ciao Fabio, ciao Vero, ciao Gino, ciao Red Spider, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao Fabio. Allora, oggi è la giornata perfetta per tirare fuori il Godmon succoso, ve lo dico. Ho già tutte le mie teorie. Fatemi vedere. Va bene. Eccoci. Allora, oggi è la nostra 17ª giornata di peel, ossia il 17º giorno che stiamo streamando la peel in 3 settimane o 4 settimane, l'inizio della quarta settimana. E oggi è il giorno in cui questa sera ci saranno dei versus e quindi le ROM si sa che sono già un po' ammanicate per far venire divertenti e avvincenti versus. E quindi noi le sfruttiamo oggi per tirarci fuori il Godmon. Vedete che in 20 run esce sicuramente il Godmon, come se fosse la mia una ROM di una versus. E state facendo la peel 4, ho visto. E ora, dubito che Belly Drum Spike Cannon Tentacle che abbiamo lasciato ieri possa battere il primo Pokémon, ma resettiamo e poi vedremo. Tranquilli, tranquilli. Adesso fatemi vedere la chat obbligatoria. Eccola qua. Comincerei, diciamo, ragazzi. Tanto cominciamo lenti, poi pian piano la gente arriva. Abbiamo Kinai, che è quello che fa. Non ci dimisce la cura, sì, non ci interessa. Eravamo contro Gorebis. Qui obbligatorio Belly Drum. Ok, non necessario Belly Drum. Perfetto. Resettiamo la nostra prima run scriptata della 17ª giornata. Vediamo che ci esce. Manco il bot. E il bot non arriva di sicuro. Il bot sono 5 giorni che non va. Ma vabbè, il bot per fortuna vi diceva solo punto esclamativo peel e ormai avete scaricato tutti l'app e chi non l'ha scaricato ormai è un po' anche in ritardo per fare le formazioni, vi direi. Sono 7 live. Fabio tiene il conto non delle run che perdo, ma delle run senza il bot. Verde. Cavolo, poteva andarmi meglio, ma poteva andarmi peggio. Silverwind, Judgment, Thorn Drill, Focus Energy. Shield Dust non mi fa prendere Terra Tempesta? No. Non mi prende gli effetti extra delle mosse. Siamo contro la Prevo di Altaria, contro lo Swablu. In teoria, se non sbaglio. Papaya Berry? Boh, noi diamogliela, non si sa mai. Mosse Psico? No, non ci fanno niente, non diamogliela. E Evran? No. Camper mi chiede. Ma siamo contro altri. Ok, va bene. Prossimo padel quando? Ti direi lunedì potremmo farlo. Visto che siamo un po' presi nei prossimi giorni. Filmate il padel? No, ci teniamo le nostre telecamere, ragazzi. Allora, qui è Judgment o Silverwind? Io testerei il Judgment. C'ha 190 di BST questo, ragazzi. Come cazzo facciamo a non uscire? Buono, Psyduckone! Impossibile morire da Psywave, fa danni. Al massimo ne fa 12 di danni Psywave. Ve l'ho detto che sono scriptate le ROM il giorno del Versus. Ve l'ho detto. Uscire dal lab, e certo. Abbiamo 7 di speed. Solita merda. Non ha fatto neanche il livello. Porca tre, neanche un livello ha preso Psyduck. Devastante. Azzurri fa proprio sbocco. Allora, bisogna subito andare a pigliare un Pokémon qua senza morire. Abbiamo buone difese però per resistere. Sì, dai, più o meno. E ci manca tutto il resto, quindi le difese ce le abbiamo. Etere. Servirà molto più avanti. Andura al 3 però, che non ci farà scappare di sicuro. Ok. Vediamo che c'è qua dentro. Ecco, Wigglytuff potrebbe già essere uno con cui ci tocca cambiare. Non vorrei, però probabilmente sì.
Proviamo a scappare un secondo. Ha divato. Buon, perfetto. Già che abbia dive. Madonna, perché scappiamo da sto coso? Ci avrà la stessa nostra velocità. Esisti solo tu? La caramella, ragazzi, gliel'ho data. E c'è un piccolo problema che Azuril Upside Duck neanche il 6 gli ha fatto fare. Ah, ragazzi, gliel'ho data la Rare Candy. Guardate, non c'è. Azuril mi ha dato meno exp di quella che mi serve per uscire per fare il livello 6, che di solito è il minimo sindacale fuori dal lab. No comment. Ecco. Altaria, già più interessante. Dio, schifo, 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 schifo. Schifo, schifo, schifo. Che odio quando succede così. Che odio morire scautando. È la cosa che più detesto di questo gioco. Perché hai fatto la parte più pallosa, che è superare il lab. Più fuorvia, più, come si dice, più snervante. E tocca a Ezetta. Non ci capiterà mai più. La disinnesca la bomba? Non so. Bisogna chiedere a Gambur. Bisogna chiedere a Gambur. Hitmonlee. Empoleon. Cioè, vabbè. Dammi un rolling kick. Orco. Eri anche quasi bello. Ma c'ha 36 milioni di resistenze, Empoleon. Che palle. Vediamo subito se è quello Empoleon. Leppa, Berry, Juice. Beh, buono. Potrebbe aiutarci col copium. Allora abbiamo special attack. Qui è perché Razor Wind non gli fa niente. Ice Beam gli fa ancora. Lo congeliamo. Arrivo Gambur. Wewe. Ops. Pensavo fosse la musica del circo, sembrava. No, no, cioè, stavo facendo i cazzi miei sul cellulare. Vabbè, rirom. Pubblicità di PlayStation. Si sente che mi sono svegliato da poco con la voce? E Guarda, madonna. io oggi mi sono svegliato alle 9, non so perché. Da dormire presto. Boh, non lo so, Japsil. hai un cane e anche una ragazza che ti possono svegliare a quell'ora, quindi. È stato il cane Quale dei stavolta. due motivi? È stato il cane, è stato il cane. Ma sono a dormire anche presto ieri, quindi, Io dai. dormo con un cuscino in più solo per tirarlo al gatto quando miagola, cioè. ma se il mio cane comincia a piangere e abbaiare è perché tra 2 minuti mi caga sul pavimento, quindi è meglio portarlo Vabbè, oh. fuori. Non ho le sue abitudini. Allora, che siamo? Absol con buone mosse. Contro Nuzleaf. Sacred Fight dovrebbe mandarlo totalmente al bar. Io mi sveglio sempre alle 6 per avere il mindset. Io bro vado a dormire alle quell'ora invece. Mi spiace. No, non è vero, sono migliorato. Adesso vado a dormire alle 2. Una volta. Adesso dai, siamo migliorati. Almeno io. Mi sa che è peggiorato Giovanni invece. Io sono peggiorato e migliorato contemporaneamente perché ho fatto un giorno in cui ho dormito poco, poi ho ripreso ad addormentarmi verso mezzanotte e mezza luna e anche perché devo svegliarmi verso le 9, 9 e mezza I col cane. tempi in cui andavo a dormire alle 6 sono finiti da un po' di annetti, credo. Allora, Absol Out of Lab abbiamo fatto. Mai da E cambiare sono sto finiti nel Absol. momento in cui ho smesso di giocare a È tutto FIFA. concomitante. Anch'io gioco un pochino meno a LOL perché, cioè, mi faccio 3 ore e mezza di Kaizo al giorno, dopo i videogiochi, dopo un po', anche basta. E quindi riesco ad andare a dormire un po' presto.
In quarantena avevo dei periodi in cui vedevo sempre l'alba. Devastante. Torterra! Subisci pure le 4 per dal ghiaccio, no? Perfetto. Allora, Torterra potrebbe essere I un periodi del ragazzo. 2015 quando andavo a dormire alle 11 di mattina e mi svegliavo alle 4 di pomeriggio o alle 5. Un vampiro, cazzo. Allora, morire due volte dal tare nello stesso posto? Assolutamente Disinnesca la no. bomba. L'abbiamo fatto da The Scud. Mo' vedremo di montare il video. No, è quello che passa la bomba, non disinnesca la bomba. Cioè, Ah, vabbè, ho sbagliato il gioco. penso che lui intendesse Keep Talking and Nobody Explodes. Il Sì, fatto è che quel penso gioco anch'io. lì è stato super divertente registrarlo, però sono quei giochi che sono un po' fini a se stessi, no? Non so quante visualità ti potrebbe fare un altro episodio. E non porta visual ad altre cose, come fare un video di GTA o di Among Us nel nostro caso. Prossimo video alcolico? Ah, guarda, hai fatto pure quello con Dado e Scud. Ma non è vero. Ah, sì, è Invece vero. sì, e invece sì, abbiamo fatto. Abbiamo fatto, sì. Beer pong. Beer pong con Con un robot aspirapolvere che portava a spasso i bicchieri. Sì, quello con quei fili, eccetera. Sì, presente, presente. Sto Torterra sembra faccia sbocco. C'ha due mosse, una bannata e una che non fa danno. Però ci outspeedava al 6 prima, vediamo. Impossibile trovare un Pokémon all'otto. Lavaplume. Lavaplume bello. Poco attacco speciale avrà il nostro amico, però. Fight List 2, ok. Probabilmente l'app l'hanno chiusa, ragazzi, di Fight Ma l'app List. l'hanno chiusa per davvero, non sto Ah, scherzando. ecco, appunto. Meglio Altaria o Torterra, ragazzi? Altaria c'era la stab, no? Scegliendo. Tanto non ti dura 4 per dal ghiaccio, Drago resiste un po' più roba. Però non lo vorrei prendere al 6 Altaria, cazzo. Il primo cascialotto lo prendiamo. Ma Chimchar che mi fa i 2 wave da metà vita? Ma che cazzo di abominio è? Altaria. Altaria Sì, ha sì. la 4 per da geloraggioli. Già, ma ce l'ha anche Torterra. Qualsiasi Torterra, perché il dubbio è Torterra o Altaria. Hanno messo le nuove fatiche. Ora, tortiglia. se prendi 720 power di danno da una mossa, fai la fatica. Che vuol dire prendere una 4 per stab dall'avversario. Che sia almeno 120 o 150 di forza. Ecco qua Altaria. Vediamo se riusciamo a catturarlo. Ne dubito fortemente. E infatti, Aeroblast. E mo, che cazzo facciamo? Porco Giuda! Tocca scappare. Non posso scappare più veloce di me. Devo catturarlo. Ma sì? Ma Prima non mi ha fatto scappare. Ho sculato, ho sculato, ho sculato. era Rankquest, Godmon. Vediamo, vediamo, vediamo. Il Godmon abbiamo deciso che si decreta usciti da Falkner. Perché prima di Falkner può morire tutto. 25 special attack con Aeroblast. Trash Smelling Salt. Cazzo, È un se sacco di calmamente? No, fosse. Mind No, Reader cos'è? Mind Reader è. Boh, non ti fa scappare, penso. No. Bah, non mi fotte una sega. È quello per fare. Mettere a segno il prossimo colpo. Allora, Dry Skin. Quante mosse Ne impara? impara. Ne impara 13. Ne impara tante. Allora. Dai, trastiamo Altaria. 21 di velocità è pure buono. Prendiamoci gli oggettini. Hanno cambiato delle fatiche. Adesso hanno messo 6-3 stab di danno. Fai una fatica, tipo. E Altaria abbiamo già quella. È volante. Ma se fosse stato il fratellino piccolo, Swablu, che è normale volante. Bello. Sarebbe stato già pronto per la fatica. Dai, io trasterei sto Altaria, ragazzi. Contro
Com'è messo di debolezze? 4 per dal ghiaccio, 2 per roccia drago, un po' di resistenze. Dai, va bene, va bene. Ice Punch gli fa un buco in pancia. Ragazzi, non possiamo coverare tutto. Bisogna anche accontentarsi. Avevamo la bacca per quale di debolezza? Vediamo. Era un'altra run, perfetto. Abbiamo 4 oggetti non utilizzabili. 5 oggetti non utilizzabili. 6 oggetti non utilizzabili. Volete scoutare quest'erba o andiamo diretti? Dai, andiamo diretti. Sentret. Testiamo sto Aeroblast. Worka, worka, worka. Sono solo 4 PP che pare devo andare a curarmi. Potentissimo. Sì, ma sono proprio poche mosse, ragazzi. C'è un piccolo problema. Sì. Tanto... Beh, magari ne impari adesso, no? Vediamo. Non abbiamo fatto neanche il livello con Sentret. Madonna, che run del cazzo oggi. Tutti che non ci fanno livellare. Dobbiamo togliere Mind Reader e anche Colpo, che è quella che ci confonde dopo. Vabbè, Blaziken ce l'ha. Ma non puoi essere in mare sul disco, così vedi in diretta. Vuoi vedere in diretta? Allora, ok. Bon. Ma il mio Aeroblast dovrebbe mandarlo totalmente al bar, Blaziken, a meno che non ci faccia un giro ruggio prima. E grazie Cinghio dei 2,49€. Mancava Scala sul canale. Ha un audio. Ha un livello audio umano. Marco, ma me l'ha retto? Blaziken di Dio. Special defense gliela mettiamo. Gliela segniamo, giusto senza per né leggere né scrivere. Allora, quanti Pokémon ha? Ne ha 2, ne ha ancora uno questo. Impariamo una mossa, Sleep Powder. Vabbè, comunque cos'è? È meglio di me. Un attimo. Per arrivare a fine mese. Quella che fa addormentare, come si chiama? Sonnifero. Polvere soporifera. Non è bandita? No, no. Se non ha 100% di... Spore è bandita perché ha 100% di hit. E Sleep Powder ha 75 e si può usare. Beh, Swamper. Diventiamo belli... Cioè... Possiamo addormentare? Infatti mi sa che è quello che faremo. Critico, wow, non ci ha fatto niente questo, perfetto. Vai, ma devi, vabbè, giusto, vai a curarti dopo. Sì. All'11, mossa al 13. Ma dai, sto setup di Sleep Powder potrebbe anche tornarci utile. Madonna, come... mosse cancro sono sempre ben accette. Più sono precise, meglio è. Depositiamo un attimo. No, è più preciso, più bannata. Quindi esatto. Non lo so. Dark Void è la migliore perché ha 80 di precisione per addormentare. Sì, ragazzi. Ho dimenticato di mettere Absol. Non è successo niente. Comunque, tranquilli. Ah, qui c'era un Claydle. Hai messo via quell'Absol? Sì. Speravo che Altaria avesse più di 500 di BST, invece ha 4,90. Però ce lo facciamo andare bene. Ah, ma qui ce li regalo gli Aeroblast. Ho missato un 95%, non ci credo. Houndoom, ecco la Houndoom di prima. Addormentalo qui perché altrimenti... Addormentiamo, che vuole crittarci pure sto bastardo. Madonna, ma shot. Forse non serviva nemmeno. Già, guarda quanto attacco speciale che c'ha. Razor Leaf, questo... vabbè. Se ha una buona speed, noi le persone con le mosse di ghiaccio le addormentiamo, no? Le dovremmo. Dovremmo sapere anche se hanno mosse di ghiaccio. Addormentiamo a priori i più forti. Io toglierei colpo, ragazzi. Colpo è quello che confonde. Sì, abbiamo preso... E Smelling Salt cosa cazzo fa? Smelling Salt è la mossa di Ariame, è quella tipo... maniere forti. Fa 60 danni. Può anche paralizzare. No, in teoria ti toglie la paralisi e ti fa il doppio del danno. Fammi vedere. Se è paralizzato, questa mossa fa il doppio del danno e lo cura dalla paralisi. Gli dà le due sberlone. Però vabbè, lo ammazzi probabilmente. Abbiamo 22 d'attacco, che non è comunque poco. Cos'è che devi imparare? Foglie lama, che sarebbe un po' ma di che cover. Ma che è? Un Pokémon d'erba, diabono. Schifo. Un po' tutto.
Io toglierei Speciale attacco, colpo. fagli lama? No, è fisica, però vabbè, colpo è troppo gambling. Nel senso che se poi ti Se mi confondi confondo, diventa... butto a puttane tutto. Come già successo altre volte. Oddio, solo oggetti inutilizzabili. Guarda quella lette che vola questo. Però l'allenatore. Oh, è Atrix. Lagging Tail. Focus Sash. Oh, ragazzi, abbiamo solo oggetti da Turbo Pokémon Competitive. Allora, questo lo skippiamo un secondo. Sciarpa di seta fa caccare. Che facciamo? A livello 13 non siamo neanche messi male di livello. Potremmo anche andare a fare la Torre Sprout e fare dopo quell'allenatore lì. Non saprei. Senza item, abbiamo solo la pozza da 20. Oh, e la Max Eccola qua. Potion. E la Max Potion. E l'Hyper Potion. Ecco dove. Vabbè, L'ho detto, basta ragazzi. lamentarsi, no? Che la Basta Matrix lamentarsi. fa un po' il piangina. E qui e ti mette anche la ricarica totale. Allora, andiamo a prendere la ricarica totale. Mind Plate. Ma avevamo un etere? Sky Plate? No, non avevamo un etere. Era sempre la Chiama? run di prima. Ragazzi, non abbiamo mosse, però è per la torre. La prossima mossa è al 18. Mi sa che dobbiamo. Ma scusa, ma come non c'hai mossa? 25 mosse per fargli rama non bastano per i Pokémon livello Ma. 5. Non lo so. Il fatto che dovremmo usarle anche contro quelli forti. Perché. Aeroblast ne abbiamo solo 5. Io farei l'allenatore qua. Prenderei qualche livellino in più per shottare i livelli 5. Peccato il Godmon, non ancora ragazzi, appena impara gelo raggio e la mossa speciale drago, va bene. Che mossa speciale drago c'è che non sia Special Rend che ha solo 5 PP? Drago Spiro? Cazzo ne Eh so. sì, Drago Spiro, esatto, Drago Spiro è buona. Razor Leaf. Aia, Sonic Boom. Ah! Perché è rimasto vivo? È stata la pozione. Ah, non l'ho visto. Wartortle, ma fa più danni Aeroblast comunque, ragazzi, eh. Bisogna non rischiare. Tanto Perfetto. poi vai a curarti, Esatto, quindi. esatto, esatto. Drago Pulsar, ecco, Drago Pulsar. Drago Pulsar, bravi. Dragon Pulse. Che è quello da 80, no? Beh, Drago Meteor, ragazzi, sì, ma non mosse che mi diano dei debuff o che facciano caccare. Skyplate aumenta la potenza di Aeroblast. Sì, ma non posso usare le plate. Vediamo, vediamo se riusciamo a full clearla o dobbiamo non full clearla. Morirà di Smelling Salt? No, Madonna Sonic Boom di nuovo. Ma io cosa devo fare, ragazzi? Devo addormentarli tutti sti Pokémon? Come funziona? Dovrei addormentarli tutti e... Proviamo. Fallito. Ecco. Facciamo così, siamo più nel chilling, sicuro. Vabbè, Ma si si è già sveglia. svegliato. Ma Smelling Salt ti toglie la paralisi, mica anche l'addormentamento, scusate. No, toglie solo la paralisi. Oh, siamo già con le pezze al culo, molto bene. PP Max. Oh, Questo è buono come il pane. gliela diamo subito, dai. Cosa ha fatto, scusa? Non ho Cosa ho capito. fatto? Che è successo? Gliel'ho data. Ok, non volevo dargliela in quel modo. Fatemi salvare. Mi si è aperto pure il tracker. Stavo dicendo, oh, sta impazzendo tutto qua. Gli hai dato come gesto da tenere. Scusa, Tarea, ma Sì. tieni un attimo. Devo usarlo? No, no, tienilo solo in mano un attimo. Item Ma take. che devi fare? No, guarda, devo sistemare lo zaino. 5 secondi, tienilo un attimo perché ho un sacco di batteria da buttare. Tipo queste pozioni. Che schifo. Aeroblast 8. Dai, è buono 8 Aeroblast. E io direi di. Facciamo dopo, dai, la pozza. Domanda. Vabbè. Vai.
Ma se avessi usato le 4 Aero Blast e poi avessi usato PP Max, ti avrebbe anche ricaricato No, oppure mi dava solo le 3 che servivano. no? Ah, ok, bella Cioè, merda. se ne ho 0 il WP Max, ne ho comunque 8 e me ne dà 3. Quindi comunque è uguale a metterlo adesso dopo in realtà, però non si sa mai. Tipo Blissey Ira adesso. di drago. No. Lo addormentiamo, Blissey, lo addormentiamo. Buono, 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 buono. Vogliamo la mossa del 18. Turtwig muore sicuro da Smelling Soul, dai. Facile. C'è un problema che qui nella torre, non so se sia voluto o meno rare candy. Oh, Bella. caramella rara, vai, vai. Facciamo la pozza. Ci farò. Ecco, l'ho detto, lo sapevo, lo sapevo. Ho detto, stavo per dirlo, poi ho detto non me la gufo. Nella torre, tutti i Pokémon ti mettono una condizione di stato sempre, 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 Potevi fare sempre. sleep powder, scusa. No, volevo sempre. Devo fare sleep powder. Sì, a farla bene, volevo fare sleep powder, curarmi. Però era Rock Throw super efficace. Mi farà Rock Throw, mi farà 2 danni. Sono contento. Invece no. Non abbiamo niente, vero? Certo che non È già abbiamo finita la run. niente. No, non è finita la rana ancora, per fortuna. Vediamo come è messo a livello sto tizio. È a metà experience. Glielo diamo dopo. Tanto la Potevi mossa la dargli. impara al 18. La caramella rara. C'è Dragon Rush da Lotad. Meglio di una coraccia da lotta che da questo, direi, no? Facciamo che gli facciamo Dragon Cazzi. Kingdra, ecco, Oh, appunto. questo c'hai Godmon. Al 5, ma c'hai Godmon. Appunto, appunto, appunto! Ragazzi, non è matematicamente possibile! Non è matematicamente possibile! Ma la Max Potion non toglie la paralisi, no? No, è solo ricarica totale. Figa, abbiamo buttato due. Non si può full killare sta roba, ragazzi, è impossibile. Abbiamo fatto il 17. Qua troviamo un niente. Diamogli la caramella. E impariamo una mossa. Riflesso. Vediamo un po'. Riflesso non ci serve. Ragazzi, Smelling Salt non leva a me la paralisi, la leva a loro. Aspetta, che sto facendo danni. Boh. E. Quanti allenatori Aspetta, mancano? Smelling Salt infligge danni regolari. If the target is paralyzed, il target è il mio avversario. Questa mossa fa il doppio. E the target is cured of its paralysis. Non riguarda me, ragazzi. Ma, cioè, ma ce la fate? Togliere il blast per riflesso. Sì, va bene. Aspetta, ma quelle fallite non me le. Non me Cosa ha le. fatto Ha questo? fatto panciamburo. Si è dato metà vita per maxarsi l'attacco. Per fortuna non ci ha No, ho visto attaccato. tipo Anch'io l'ho visto di un veramente. maledizione, roba di quel tipo. Siamo al 18, è un livello umano grazie alla caramella rara, possiamo skippare questi due a meno che non È un troviamo. Pokémon, non è un Sì, sì, allenatore. sì, 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 sì. A meno che non troviamo in quella ball un antiparalisi, vediamo. Cos'è? Un Un altro oggetto cucchiaino? di merda per far evolvere Pokémon di merda. La paralisi non si toglie dopo un po'? No, ti rimane per sempre. Ah, questo è un Godman, puoi portarlo alla Lega, dai, dai, che cazzo ci Non frega di voglio fare pulire la full cosa? clear, non voglio fare full clear. Tanto muori da questo. Bam! Ice Beam! È finita! Non è finita, noi resistiamo! Abbiamo retto un Ice Beam, ragazzi, con 39 di special def. Guarda qua che roba. Va che robetta. Che schiaffo mi ha dato. La Poison Tail.
Beh, sei stato fortunato, non potevi avvelenarti, sei paralizzato. Sì, esatto. Non ci ha fatto la 720. Curati. Perché curati, ragazzi? Perché? Perché la paralisi non lo colpisce, lui critta e ti ammazza. Come lo superiamo? Come lo superiamo, il fratello, senza... Ecco! Cosa ha fatto? Niente, una mossa che non fa niente! Mi avete fatto buttare una super max pozione di merda, bastardi! Mi ha Ma ne fatto... troverai due dopo. Non c'è un dopo, adesso c'è la palestra, un casino. Che MT ti ha 70... dato? non la posso usare. Perché no? Perché non ho full clearato. Ma che cazzo vuol dire? Bisogna full clear per tenere il metti premio. Funziona così, è tutto molto punitivo. Mettiamoci i punti, interagisci, Torre Sprout, 15 punti, hai full creata? No, solo 15. Ce n'erano altri 25-30 di punti in caso. Allora, ora tutta la nostra fortuna delle pozioni è andata a puttane, era giocata a Ma ne 6. troverai altre quattro. Camper, è qui che si determina se siamo un Godmon. Dobbiamo superare questo bastardo con 6 Pokémon, più altri 3, quindi 9 Pokémon. Non ho capito, Uno... ma lo devi clearare la palestra? Sì. Dormi, Il cane, è arrivato. Arceus bastardo. Detona, Arceus bastardo. Oddio, sì. E questi sono i livelli che non ci hanno dato gli allenatori di prima, ragazzi. Avete visto? Io continuo di Sleep Powder, ragazzi. Cioè... Vediamo. Se mai che ti faccia la ghiaccio stab. È ghiaccio Weavile. Ghiaccio, sì. Dormi, Poison Gas, ha missato. Se beccava Poison Gas eravamo morti. Era finita la partita, era finita. Abbiamo sculato. Sì, potevi anche essere più cattivo. Ma io gli Aeroblast devo tenermeli, devo tenermeli. Allora, Volbeat... Ah, è Lumuse, la sua evoluzione che c'ha... No, Ha un'evoluzione, non è Volbeat. l'evoluzione, è il suo... Corrispettivo Esatto, il femminile. suo corrispettivo che c'ha il coso. Sleep con sta speed, Godmon. Quanti Pokémon ha l'avversario? 6? D'altro Ne ha uno qui, è ancora un allenatore. Fatto prima e dico. l'altro ne ha 5 o 6. Io un aereo lo butto. Vaffanculo, almeno ci arriviamo. Guarda come è sceso lento. A livello 22 e al 23 impariamo una mossa. Buon, perfetto. Al 23 disimpariamo Smelling Salt allora, ragazzi. Ve lo dico. Oh, questa cosa che Crawdaunt. mossa aveva, sto coso? No, questo qui non l'abbiamo trovato alla run di prima. Vogliamo provare la Razorleaf? Porco Giuda, adesso la difesa di Cristo. Mi ha tauntato. Ha difeso, ma non quella speciale, per fortuna. Taunt in realtà è solo sulle mosse... 23 dovrebbe essere il suo Ace, no? Io sto tauntato. Quindi? Non posso usare mosse di stato... Cioè, posso fare solo mosse di danno. Ma per quanto Beh, tempo? Abu. Ne ha ancora 3 di Pokémon, ne ha ancora 3 Aeroblast. Poi mi tira fuori il Kyogre alla fine questo, io lo so, ragazzi. 2-3 turni. 5 turni, 5 turni. Tre tu da 3 sarà da 2 a 5 turni, boh. Prova, cioè, nel Basta senso. provare. Ok, non posso. Vai full aero. Abbiamo 62 di special attack. E questa è stab. Teoricamente quasi tutto viene giù con Rullo i Aeroblast. tamburi? Che si impara? Cos'è? Rage. Pensavo È ira. Fa tipo... Niente. Fa schifo. fosse. Dragon Rage. No, no, il nostro rage. Rage. Fake Tears. C'è diventato special death. Molto bene. Oh, Venonat. Oh. Autofalkner. Full di Aeroblast. Buono, ragazzi. Molto buono. Molto buono. Allora. Non siamo di... TM51. Non siamo di fronte a un Godmon. Però... Neanche uno stronzo. TM51 è solo a raggio. Pausare? Sì, ma c'ha un turno di ricarica, fa cagare. Dry Skin cosa fa?
Vabbè, ce la teniamo, non si sa mai. Perdo un ottavo della mia vita quando c'è il sole e mi curo di un ottavo mentre piove. Ma Dry Skin è bannata, non è mica bannata, ragazzi, dai. Dobbiamo scoprire un po' come un bannato. L'abilità, non è ancora proccata l'abilità Dry Skin, quindi non è ancora piovuto, quindi va bene. Fatemi domandare che andiamo già puttane star run, Dio bono. Al massimo sarò leale, non imparerò più a danza. Allora, come lo rinominiamo sto Altaria? Ah, mettiamo i punti di Faulkner. Allora, punti e try, interagisci. Faulkner. Sì, posso usarla. Grazie, Mattia. Salvo. Stavo per rinominare il cognome di Mattia. Allora, Absol cosa aveva? Possiamo usarlo come... come slaves. Withdraw. Ability solar power. Penso di sì. Nuvoletta speedy. No. La chiamo Mattia? La chiamo ROM scriptata di Poli, che già sapevo che erano tutte scriptate nella giornata. Ho fatto una teoria, Gamper, in cui le ROM sono tutte scriptate nei giorni in cui c'è Universus. Perché... A Rock Smash si può imparare? È una mossa MT, è tipo... quella è spaccaroccia? È spaccaroccia, esatto. Ok. La do al Pokémon merdoso per prendere qualche oggetto. Ora dobbiamo ricominciare a trovare tutte le cure che abbiamo sprecato prima. Potremmo avere una pozione max in più, ricordiamocelo. Per colpa di qualcuno, ragazzi. Perché escono i Pokémon da qua? Hyper Potion. Ecco qua che le riprendiamo le cure. Ho detto che le riprendiamo. Mamma mia, che ROM scriptate che fai Poli i giorni del Versus. Che ROM scriptate. La perla. Se vende al mercato. Per comprare i repellenti se vende. No, per comprare la cocaina. Ho preso tutto, no? Sì. Prendiamo l'ultimo oggetto e poi andiamo a farci gli allenatori. Io direi di fare full aeroblast, ci curiamo, full aeroblast, ci curiamo. Max etere, molto bene, lo buttiamo. Ah, guarda. È da buttare, lo trovi nei sassi, devi buttare. Ma se no la gente torna ai sassi e continua a refresciare e trovare oggetti. Prima di cadere in tentazione. Trash. Invece mi ha dato i Wise Glasses, molto, molto meglio, Il pigliamosche! Cazzo, ragazzi, avete ragione! Ecco perché scrivete pigliamosche continuamente. Che vuol dire? Abbiamo fatto la palestra senza fare il pigliamosche merdoso. Noi abbiamo saltato un pigliamosche, che è quello un po' più letale, diciamo. E sarebbe da fare... prima. Cioè, a volte potrebbe essere una strategia skipparlo, fare la torre sprout, poi la torre sprout e andare al pigliamosche. E io ho fatto la torre sprout, ho fatto pure la palestra e non ho fatto il pigliamosche. Ragazzi, io continuavo a leggere il pigliamosche e non capivo. Dai, al 23, qui c'hai Pokémon al... È già fatto? L'ho già fatto! Ma che cazzo dite? L'avevo fatto prima, è vero, vi ricordate? Lo hai fatto. Cazzo, mi avete fatto venire il dubbio veramente. Una persona sicuramente... Principio d'Alzheimer. Ho certezza, mi hanno... Perché non vuoi passare? Oddio, non ho preso le uova. Le uova? Dammi l'uovo. Ora facciamo spawnare una Geisha sulla destra. 3, 2, 1, va via. Magia. Udini. Ora che va a passare. Che ti ha dato?
A sbava. Miracle seme che non serve a niente. Allora, ma quell'uovo si può schiudere tipo in un tiranitar o... Ah, mi sa che devo metterlo nello zaino, nel... non nello zaino, nel... dove cazzo stanno, nel box, ma vabbè, pace, lo mettiamo dopo. Non influirà sulla mia... sull'esito di sta roba. Purugli. Buono, 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 buono. Devo mettere pure il set. Kyogre, cominciamo. Cominciamo bene. Pokémon bagno. È pure crittato. Gran crittone. Ma in teoria Aeroblast c'ha la crit rate, no? Critta uno in più del normale. Esatto, esatto, esatto. Limonata, altri 80 di cure. Molto bene. Ho detto che trovavi. Camper, se lo sai già, allora ti direi di rimanere in chat con me un po' più spesso. Uno deve staffare il tirchio. Guarda che io sono arrivato alla terza palestra con la pozione iniziale a volte, Perché... Anzi, alla... con Machamp in teoria avevamo solo la pozza iniziale e basta. Allora, depositiamo l'uovo. Mettiamo lo stile di lotta settato, così non mi fa cambiare i Pokémon ogni volta. Boh, andiamo. Ma quanto resta Camper? Siete che sta già sbadigliando, ragazzi? Io aspetto il pranzo. Venga, bambina, venga. Sarebbe bello imparare qualche mossa speciale con sto sbotto di attacco speciale, 5 ce le siamo già giocate. Choice Packs. Altra roba competitive. Qui non c'è niente, vero? Siamo sicuri. Con Empone la pozione iniziale fino alla Lega. Sì, quella è rimasta fino alla Lega. Però con Empone mi ha dato anche qualche altra curetta in giro. Contatore. Ok, fa la 4 per. Non dovrei farmi niente. Anzi, specchio vedo. Era lo spot, era lo spot giusto. Specchio vedo, boom, Altaria esplode. Avevo perfettamente immaginato che non morisse. Un'altra caramella rara. Ma a sto punto troviamo il Magmarizer e... Energy Root altri 200 più... Madonna, ma quante cure abbiamo trovato sta run? Campur, non mi abbandona. E questo lo facciamo? Lo tryhardiamo? Andiamo a curare, vatti a curare. Abbiamo fatto Aeroblast. Adesso esplode. Volto, esplosione. Esplode anche Altaria. Contatore, specchio velo. Faccio la play. No. Addormentato, sì. Ma c'è pure la combo, incredibile. Ragazzi, contro cosa stiamo giocando? E Voltorb con metronomo, sbadiglio e mangia sogni? Ma cosa stiamo assistendo? Dormi, bastardo. Siamo morti. Abbagliante. No. È psichico. Sì, è abbagliante quello di Latios e Latias. Però lui ha fatto a Cooper Escher e si è messo l'attacco speciale a più 5, tipo a più 4. Ok. E sciottalo. Facciamo che la prossima volta vado a curarmi comunque, Che io da Voltorb mangia sogni proprio non me l'aspettavo, questa cosa. Questo tiro mancino. Ah, tiro mancino è un'altra mossa. Vittima a sinistra, ragazzi, è un MT che non posso insegnare, quindi neanche vado di là a prenderla. No, l'ho dimenticato, ragazzi, è un MT che non posso insegnare. Pietra foglia. Buono. E fai evolvere lo schiavo. Senti, vado a prendervelo, ma è un MT, è una perdita di tempo. Dai, non rompete le gare, rompete le balle. L'ombre, pigliati sta 1,5 per, da 2,5 per. Missato il 5%. Un classico. Cosa ha fatto idropompa? Non ho capito. No, è tipo gastroacid. Gastroacid in teoria è una mossa che mi disabilita la mia abilità speciale, che tipo dry skin. Nulla di che. Puoi mandare le regole? No, mando le regole. Volete le regole o volete... Allora, queste qui sono le regole.
E queste qui invece sono... No. Le prime sono le fatiche. E queste qui sono le regole della Kaizo. Questa qui. Mi sono curato? Mi sono curato. Boh, andiamo a fare... Questo qui c'ha 5 Pokémon, non questo è il prossimo. Vogliamo una Lega. Con Altaria sarà difficile. La la. Dormi! Cos'è Blizzard? Tempesta? E Mossa Bora, ghiaccio stab e one 4 shot. per... 4 per. Ah, orco zio! E non abbiamo neanche preso la 720 per perché, ragazzi, non ha typing di ghiaccio lui. Cioè, morire da un Dialga qua, ragazzi, è... Zio, si è svegliato subito. Cioè. Vado a pranzo, ciao ciao! Ciao. Ma è incredibile, è incredibile, è incredibile. Mi ha fatto addormentato, svegliato subito, intanto Blizzard, 4 per... Porco Giuda, 4,80 abbiamo preso. Non ha preso l'item a sinistra? Ragazzi, è un oggetto che non possiamo prendere l'item a sinistra. È una MT che non possiamo insegnare. Che nervoso di Alga. Questi ragazzi erano i pro e i contro di avere un Altaria o un Torterra col 4 per ghiaccio, eh? Però... Ero sicuro che Aeroblast non lo shottasse, meglio di così non potevo fare, meglio di così non potevo fare. Almeno è stato ghiaccio, eh? Fosse stato un RG Ice, ragazzi, l'avrei accettato di più, l'avrei accettato di più. Rosso. Il gioco ci ripaga però, ragazzi. Il gioco ci ripaga con un figa di Pokémon decente! Oh! Energy Palla, Hyper Voice, tanto Special Attack, un cazzo di attacco! Il Poli Pokémon questo è! Oh, finalmente! Il Polimon, il Polimafia! Ve l'ho detto che è scriptata questa settimana, questa giornata, ragazzi! La gente non mi crede, ma è così, è così! Perdo contro il rivale... Non vedo. Guarda, metto pure l'enigma. Non vedo come si possa. No, Stordi non è bannata, ragazzi. Ma siete seri? Ma non è bannata Stordi? Ma da quando Stordi è bannata, ragazzi? Ma chi ve l'ha detto? Nell'app puoi usarla? Ma non posso essere mosciato dalle mosse One Hit KO, ragazzi? Cioè, non è che se mi fanno Blizzard rimangono HP, eh? Ma non è bannata, ma che cazzo stiamo dicendo? Dai, 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 va, ve ne insegno le regole da Kaizo. Ma lo so che non è bannata. Buono, ha Intimidate questo, non ci interessa. E vogliamo subito fare Energy Ball e boostarsi l'attacco speciale. No, diminuire le difese speciali, che è la stessa cosa. Hyper Voice o confondere? È bannata probabilmente nelle gen precedenti o successive, che sono quelle che la fanno rimanere un HP. Sturdy, in questa generazione qua, funziona solo con le mosse One Hit KO. Non... Con tutte le mosse che mi ucciderebbero. Con le mosse che hanno scritto il Pokémon muore, punto. Senza se, senza ma. Io direi Confuse Ray comunque. Eccolo lì. E Hyper Voice. A lui la confusione non interessa. Neanche a noi. Va bene così. Chiaramente di più del 6 non si può fare, ma ce lo accogliamo così. Abisso, ghigliottina, puro gelo e non ne conosco altre io. 18 di velocità, dai.
Malite a sinistra. E ragazzi, ve lo metto nel culo, l'ultima a sinistra, facciate quello che chiedete, eh. Più 3 di speed, più 3 di special attack, più 3 di difesa, più 2 di special defense, più 0 di attack. Madonna, cosa sta uscendo, ragazzi? Cosa sta uscendo? Avesse 2 mosse in più. Che fa Bide? È quella che store attacca? Aspetto 2 turni e pazienza. Andiamo a pigliare gli oggetti. Ma se trovassimo un King Drallotto qua lo prendiamo? No, magari dimentica Energy Palla. Energy Palla la mossa. Vabbè, la tengo. No. Vaffanculo, la tengo. Che super efficacia ha lui, Drago? E basta? Sì. Mamma mia, che Pokémon. Che Pokémon. Visto Sturmox che parla di voi di insulta, ma ragazzi, Daniele, a parte che lo conosciamo molto bene, ne ha per tutti. Daniele ne ha per tutti. Punti, punti, punti. Certo, certo, certo. Allora, Loudred si può scappare. Adesso qua semplicemente non acciaio, non ghiaccio. Infatti le super viaggi sono solamente le drago. Boh, vabbè, facciamo così. Vediamo se passa. Non c'è più la fatica, ragazzi, di fare senza curarsi. È già finita. ...10% chance di confondere, ma ci credete? Questa la reggiamo meglio. Niente da fare. Che palle, era bellino sto King. Era peccato che era stra basso di livello. Qui ci volevano dei Pokémon meme che ci facessero un attimo livellare. Sto allungando il mio destino con quella potion. Boh, se non mi fossi autocolpito io, se fosse autocolpito lui e mi avesse fatto solo Earthquake, andavamo avanti. Sentite l'elicottero fuori casa mia? Che King che abbiamo perso. Caramellara l'ho data. Dal 6 ha fatto il 7. Marco, guarda che voli. Kangaskhan, bello il meme, eh? Siamo contro Kangaskhan con Yammega. Vital T, poco attacco, poco special attack, Petal Dance, Uproar, Energy Ball, Sunstream. Una merda su Yammega, una merda. Un tancone. Allora, Petal Dance e Uproar ci loccano lì. Fatto che siamo veloci, quindi si fa vita il tiro lo stesso. Sì, ciao. Cos'è? 4 per sta roba? No, 2 per e basta. Ho capito.
Ma che stats ha questo? C'ha attacco, difesa, tutto, 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 tutto. No, attacco no. C'ha la difesa di Cristo. Oh, forse ha tanta vita, non lo so, ma avete visto? Gli faceva un danno. Avevamo 8 di attacco, per quello. Però abbiamo sparato una 140 e una 80. Quindi che non ho attacco, cioè, avete ragione anche voi. Però il cazzo lo prendevamo dalle mosse, capito? Cioè, questa cosa non mi quadrava. Potevo fare meglio. Hai ragione, Cocco. Hai ragione. Allora, Gardevoir. Gardevoir contro Grovyle. Farfetch. Dai. Faccelo buono. Set di attacco. Mosse. Per piacere, fammi uscire dall'app con sto coso che è bellissimo. Sketch, Mistball, Stab, Ice Beam. Ci impariamo una cazzo di mossa lanciafiamme. Abbiamo passato tu, abbiamo vinto. Levitate, vi diamo pure le mosse terra. Come se ci interessasse. Mamma santa. Dammi una pozione, Max Aether. Diventiamo amici. Facciamo sesso, guarda qua. Sei felice, eh? Fabi danni Mist Ball? No, fabi danni Ice Beam. Stiamo reggendo. Mamma mia. Mamma mia, signori. Fai il 6, fai il 7. Oh, detect. No, non mi interessa. 7. Va bene, va bene, va bene. Ah, pure levitate. Esatto. Siamo immuni anche a un tipo. Allora. Abbiamo 23 di speed. Figa, se non... Come cazzo facciamo però a scoutare Sketch? Dopo. Detect era per scoutare Sketch, ma non mi levo. Devo comprare infinite Pokéball, è un po' complesso. Fai un piano di allenatore prima di Sketch. Allora, abbiamo Mist Ball e Ice Beam che coverano abbastanza bene. Per usare Sketch dobbiamo essere più veloci. E è perfetto. Glass Cannon con tanti HP, ma neanche tanto Glass Cannon, eh. Difese sono ok. Sono veloci, abbiamo l'Ice Beam. Usa la mossa setup, è già zero raggio, non prende di lanciafiamme, ti prego già spammare. Cioè, ok, ho letto che anche prima mi dicevi della mossa setup, l'unica cosa che pensavo era... Era il coleottero spettro bastardo. Andiamo a prenderci le ball. Cosa vogliamo qua? Vogliamo un Calm Mind? Probabilmente, più che un... Non li ho messi? Sono proprio distratto oggi. Comunque oggi, ragazzi, abbiamo fatto solo autoflab, praticamente. Abbiamo fatto 3-4 autoflab in 10 try. 8, 16, 24, 32... Abbiamo fatto 8 try, no? No, meno di 8 try abbiamo fatto. Abbiamo fatto... Livestone, bella anche lei. Ma se io sketcho subito fallisce, no? Potrei...
lentamente fare così. Io ho paurissima, ragazzi. Cioè, questo coso non voglio che muoia. Non voglio che muoia. Non deve morire. Ma che scout? No, scouto la mossa, ragazzi. Questo è oggettivamente buono. Mando una foto a Leo. No, ho aperto League of Legends, ho sbagliato. Fatemi chiudere LOL. Ok. Fatemi rimettere la chat. Che pensate? Che pensate? Faccia a faccia che c'è TFT da fare. Ah, Panzi è TFT? Hanno fixato? È un po' squishy, ma non è male. È un botto squishy. Vabbè, dai, vediamo, 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 vediamo. Non ci facciamo la testa. Andiamo a. Ok, può esserci anche un Caterpie qua, ragazzi. Non è che deve necessariamente esserci un leggendario. Tutti area lei sanno. Dio buono, Dio buono, Dio buono. Non so fare i conti, lo shottiamo di Mistball. Non lo uccidiamo di Mistball, secondo me. Ha trollato? Porco Giuda ha trollato. Vibra il mio fratello, mio padre totale, grazie. Grazie, 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 hai trollato. Se non curavo morivo di assurance. Ma il primo Pokémon lo fa spesso, eh. Beh, l'abbiamo notato 1000 volte, ragazzi. Fanno mosse abbastanza a caso. Non vedo, non è che ha visto che mi ha fatto, mi avrebbe ucciso con cosa, allora me l'ha fatto. È rischiosissimo sto Pokémon, cazzo, ragazzi. 9 di attacco, neanche Outrage, non ammazzo neanche Pokémon al 5, probabilmente. Ecco, Swinub. Lui mi piace trovare contro. Ecco, ce l'abbiamo trovato, ragazzi. Abbiamo trovato il bastardo. Va bene. Ah, che culo, che culo, che culo. Riempici di livelli. Solo a raggio. Solo a raggio è meglio di Outrage comunque, eh. Magari mi salva in certe situazioni. Raga, io ho più che la setup, adesso mi serve veramente. Cioè, le setup magari possiamo pensarci dopo, eh. Adesso abbiamo abbastanza livelli anche per scoutare qualcosina, forse. Fatemi vedere una cosa. Cioè, se io a questo qui gli faccio la ball e non sta dentro, ad esempio. Esatto. Ice Grip. Potrei fare così. Le heal ball solo penso siano fatte proprio per scoutare. Nasty plot. Ma Nasty plot mi prende una mossa in bocca, capito ragazzi? Cioè, preferisco aumentarmi almeno lo special def, capito? Non so, vediamo. Comunque la prima setup che viene è buona, eh. Oh, Magikarp, dai.
Dragon Rage non ci fa niente. Però Magikarp all'8 ci sta qua dentro. Che palle. No. Ok, Vyscript, League of Vyscript. Boh, questo non lo guardiamo, mi raccomando, non lo guardiamo, non lo guardiamo, non lo guardiamo. Aspetta un attimo che siamo sotto Dragon Rage un'altra volta. Ha detto qualcosa Leo? No, non l'ho ancora vista. Tanta di speed è anche troppa. Chimchar. Puoi non stare dentro nella Pokéball. Bravo. Harden. Setup, ci piace questo setup, ragazzi. Adesso io se non sono stupido dovrei... Ma perché mi hai detto che sono infinite le... Ah, quando le spreco contro gli allenatori sono infinite. Usa item a caso. No, ragazzi, se uso item a caso... li perdo. Ragazzi, io sto... Vedete che ho sketch? Devo farmi fare una mossa che mi interessa da un Pokémon selvatico e fare sketch e rubargliela. Abbiamo preso, non vogliamo prenderlo. Questi non dobbiamo assolutamente vederli, ragazzi. Perché se li vediamo, poi sappiamo cosa schiacciare e come imbrogliare. Che bollo. Crash Claw non ci interessa. Lanciafiamme è proprio una bella mossa, perché non la prendi? Perché non conosco nessun Pokémon che abbia lanciafiamme al momento. Cioè, io so che hanno due Vyscript e un Crash Claw e un Harden. Capì? Ho sbagliato proprio tasto. Bisogna dell'anti-shedinja. Io a quello pensavo, all'anti-shedinja anche. E tipo, contro Probopass e gli ghiaccio, eccetera, è tanta roba. Guarda, normale flying, se quell'altare era lui avevamo fatto la fatica. Tra l'altro, siamo solo psico noi, quindi la fatica non la facciamo mai. Quella delle mosse tripla stab. Potete non stare dentro, please? Penso che io debba fare l'altro allenatore e andare di sopra con i Pokémon a livello un po' più alto e è più facile non catturarli, boh, non lo so. All'8 magari non mi stai dentro tu, eh? Bravo. Ci ha fatto Fissure. Vabbè, non ci poteva hittare sia per il Levitate sia per il fatto che era a livello più basso di noi, per fortuna. Sono venuto qui dopo aver visto un video di Nanni in cui si lamenta del catch rate solo per vedere tu che catturi tutto. Ma funziona così, ragazzi. È sempre quello che non vuoi succede. Fissure sketch instant. No. Vietato, vietato. Mind Reader, devo schiacciare Mind Reader e Sketch contemporaneamente. Ok, adesso dobbiamo depositare i Pokémon. È un casino, ragazzi. Sono 5, no? Completiamo sto Pokédex.
Allora, uno e uno. Uno, due, tre, depositato. 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 Ragazzi, sta succedendo giusto o sto sbagliando? No, dai, non ditemi che ho messo dentro... Ragazzi, chi ho? Ditemi chi ho. Gioco solo con la chat adesso. Ditemi chi... Ho depositato tutti tranne uno, giusto? Che non è Gardevoir. Hai messo dentro Gardevoir. Ok, adesso esco dal box. Non sto guardando una sega. Sto guardando solo la chat. Parlo col box. Devo fare il primo ritiro deposita. Se ne mancano due. Allora. Ok. Io così sto ritirando qualcosa? Stai depositando ora. Ok, ne deposito un altro perché tanto avete detto che ne ho due che non vanno bene. Hai depositato il piccione, va bene. Ok, ora vado indietro, esco del tutto. Parlo. Dovete aiutarmi invece, non mi trollate perché è un casino. E... è a destra o sotto? Ritira. Ritira a destra. Perché non fa rumore? Sei di nuovo in deposito. Esci di qua. Siamo fuori? Stai di... Ok. Destra. Non va a destra, ragazzi. Ah. Fabio, leggo solo te, per piacere, scrivimi. A. Ah. Ancora A? Fabio, mi servi. A. Ah. Quante A? Ancora A. Hai... hai la scritta di... accensione. No, destra. Esci. No, no, Cristo. Cazzo, che casino, non devo guardare. Stai depositando di nuovo. Usciamo del tutto. Allora, io farò una cosa... che voi mi crediate o no, io metterò questo cazzo di foglio sul mio tracker. Così riesco a guardare. Non guardo niente, ritiro Gardevoir. Ok. E ora deposito... deposit... non guardo, ok, perfetto. Ok. Ci siamo? Sì. Sto figa di foglio era largo esattamente come il mio tracker e le mosse che potenzialmente mi avrebbe detto sulla destra. Quindi non mi rompete i coglioni. Se volete dirmi, non scaldo più quei Pokémon lì. Ce l'abbiamo fatta. Facciamo che andiamo a... curiamoci anche se non serve. Oh, Giova, scouterai Spiro in questa missione dal nulla. Ecco, perfetto, Sans. Io non potrò più scoutare Spiro. Sia che sia un troll la tua cosa, sia che sia vera. Run. Ragazzi, tanto moriamo qua. Omanyte. Mistball. Buono. Sandshrew. Ice Beam. Ah, ma è Sandshrew, neanche Sandlash, perfetto. Mi è dato imparare mosse umane. Sandstone. Tickle era per scoutare. Ho capito che è per scoutare, ragazzi, ma... cioè, non so se mi spiego. E ci continuo a scoutare, eh. Fire Blast!
Non è quello che vogliamo, però, Fire Blast, ragazzi. No, no, c'è di meglio, c'è di meglio, c'è di meglio. Non abbiamo PP, cioè. No, si può fare meglio, si può fare meglio, si può fare meglio. Dragon Rage la scoutereste voi? La pigliereste? Io no, non credo. Vediamo se ce ne fa un'altra. Perché Sketch è un po' in visione del futuro, capito? Dire, vabbè, Nugget, perfetto, 5.000 gold per fare altre scoutate, ragazzi, perfetto. Oddish. Warp neanche ci faceva scappare probabilmente. Allora, mi dovete dire, perché io ho l'impressione che deposito il secondo Pokémon e poi mi deposita il primo di nuovo. Etere, buona Etere, buona Etere, buona Etere. Grande perla. Ah, guardate qua, scoutiamo il mondo, ragazzi. Oggi, giovani in marmotte, facciamo i Boy Scout. Abbiamo 0% di cura. Max repellente. No, non serve a niente. Cura. È certo che curo. Ma mi compro pure la merda qua. Sell. Vai, Heal Ball 19. Poi dobbiamo comprarci anche repellenti. Se mai uscissimo da qualche cosa. Vendi tutta sta roba, tanto non puoi usarla. Avevo tutte le pietre evolutive. Chi lo sa, magari le usiamo, eh? Chi lo sa. Per depositare, ascoltami, certo, Fabio. Adesso. Beh, adesso non depositiamo solo alla fine gli ultimi 5 Pokémon, no? Andiamo a vedere qua. Krabby, mio padre. Focus Energy. Non voglio prendermi un crit di nessun genere. Piloswine. Troppo forte. Krabby. Minchia, stiamo io scoutando veramente è l'apoteosi della merda. Colpo. No, abbiamo appena disimparato la mossa più forte uguale a colpo. Cloyster, troppo forte. Crabhammer è fisica, eh? Acqua fisica. Ah, pure anche un sacco non poteva essere. No, beh. Se scegliamo è anti-Shedinja. Quindi. Earth Power. Quelle robe lì, no? Se usi strumenti che ti curano dalla paralisi e non sei paralizzato, non te li consuma. Mi dice non puoi utilizzare. Non avrebbe alcun effetto e quindi non va. Ah, i flauti dici, ma i flauti sono banditi. Non mi fido a usare cose che non posso usare. Avrà sfera. Potenzialmente la prendiamo, anche se in realtà non. Buio, fuoco, roccia, spettro, volante. Decente. Grazie, Ilenia. Allora, Gastly del 6 è perfetto. Cose così vogliamo scoutare noi. Ice Beam, no. Ghiaccio non worka su Coleottero, ragazzi. È quello il fatto. Sembra, perché dici Coleottero è un po' erba, un po' volante. Erba e volante sono deboli da ghiaccio. Niente. Coleottero no. Thunderfang. Ok, stiamo vedendo un po' di robe.
L'idea di fondo adesso è trovare un Pokémon che abbia una mossa che noi facciamo sketch, su cui noi facciamo sketch, la impariamo e godiamo. Io Pillowswine, vorrei trovarti che non, tu non sia al 9, anzi vado nell'altra erba adesso, affanculo. Cura, 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 cura. Ragazzi, finché reggiamo Dragon Rage, sto tranquillo, eh? Però, c'hai ragione. Non ero su Dragon Rage, ero a 40. Volbit. Parrato. Quindi potevo prendere Fireblast con Sketch. Certo, potevo prendere Fireblast con Sketch. Ma al momento è una buona mossa, ma non la mossa che vorrei. Quindi io riguardo tutti quelli che posso guardare. Se critta, non può crittare, fa danno fisso. Allora, Oddish abbiamo capito che starà sempre dentro, quindi è un disastro. No, ho sbagliato tasto. Andiamo a curarci, va. Oddio, sketch da paralizzato, ragazzi, ma quante ne sapete? Non devo fare questa roba. Tanto viene scelato la torre. Lo so. Grazie. Ma io voglio sognare. Abbiamo già la mossa ghiaccio. Solo raggio gratis. Ecco, Bubble Beam già la preferirei a fuoco bomba. Sono 20 pp di una mossa molto forte. Già Bubble Beam è interessante, eh. Flash Cannon è ancora meglio. Acciaio su cosa worka bene? Noi siamo a zero contro l'acciaio, ragazzi. Su roccia noi abbiamo già il ghiaccio, capito? Comunque per la Shedinja, esatto. Infatti, quindi. Cioè. A un certo punto Shedinja possiamo anche mettercelo via, ragazzi, eh. E prima o poi lo. Oddio, pensavo di aver visto robe che non dovevo vedere. Acciaio inutile. Esatto, anche secondo me. Roccia non è debole ghiaccio, è terra. Avete ragione anche voi. Sulla Kazam. Cioè, proprio fa. Se avesse la mossa a fuoco sotto il sole ce l'avrebbe fatta, probabilmente no, perché le fa caso. Ma smetti di stare. Se non sei. Ma io non ci credo. Andiamo a vendere tutto, ragazzi. Su roccia, vabbè, abbiamo il sole a raggio che in situazioni tragiche si può fare. Ragazzi, siete pronti a, se per sbaglio passiamo la palestra, a farci tutto il tunnel roccioso senza repellenti? No, no, non voglio depositare. Deposito almeno appena ho sketchato o appena ho perso le speranze. Qui ne manca pure uno da vedere. Cioè, Oddish è inscoutabile a quanto pare. Avete visto la prima live di Sdrumox in cui voleva sketchare? Cosa è successo? Gli ha fatto la mossa che voleva, ha fatto sketch e gli ha fatto una priority tipo follow me e ha sketchato follow me. Bisogna parlare anche a Oddish, ragazzi, io devo vederlo, Oddish.
possibile che non stia dentro. Spone al 5 solo 3 mosse. Dite? Non ne sono certo di sta cosa. Bubble Beam è la più buona secondo me al momento. Cioè la giocano Bubble Beam e fuoco... fuoco cazzi. No. Kojuda. Non Hitmonchan. Kojuda e Hitmonchan. Avete visto, ragazzi, che tutte mosse calci pugni. Prendi una mossa per la Lega. Sì, ragazzi, prendo una mossa per fare blu al 104%. Ok, va bene. Abbiamo 20 di difesa, ragazzi. Ha fatto un mega kick crittato. Avrà anche un po' di attacco quel tizio. Nidolarma era poco efficace. Ci ha fatto comunque un danno decente. È una top cover Cannon Flash. Bisognerebbe aprirsi... Sì, 104. 104 cosa? Swablu a fossa. Ragazzi, non dovete dirmi queste cose perché io le ho lette adesso e non posso più scaldare Swablu. Tornerai mai Cool Fever? Ragazzi, io... abbiamo registrato un video con Cool Fever e con Fanto. Abbiamo fatto un piccolo errorino e non ha registrato... la parte che doveva essere registrata. Cioè, mezzo schermo non si è registrato. Avrai tipo 20 oddish. Sì, sono tutti rimasti dentro al primo colpo, quegli oddish. Andiamo a vedere di nuovo sopra. No, Denis, non potete dirmi le mosse di Pokémon prima che... Ma, cioè, già quelli non andrei più per correttezza a catturarli perché c'è magari il dubbio che io abbia visto. Probabilmente quello Spiro aveva mosse buone. Ho detto solo Spiro mosse buone, quindi capirete. Fuori! Uffa. Sto portando la fatica di finire il Pokédex. Più o meno. Questa c'ha lanciafiamme, l'altra non ce la ci fotte una sega. Vorrei vedere Drapion. Cioè, Drapion dovresti avere poco catch rate a 525, 500. Amnesia. Amnesia è setup per la special defense, però. Double team. Double team amnesia. Ma perché ho 5 Mist Ball? Mi hanno fatto una mossa che me l'ha tolte? Allora, Drapion, una mossa di danno devi avercela per forza, te lo dico. Non devo per forza schiacciare, vorrei schiacciare. Sì, ma Mist Ball, ragazzi, Quante ne sapete, ragazzi? Ho appena sprecato un'infinità di... No, ma non può non avere mosse di danno sto Drapion. Ragazzi, ma... Non esiste un Pokémon senza mosse di danno. Perché non trovo al lab così io contro i Drapion? C'è una X rossa nel tracker che dice quella mossa non gli farà niente. Cioè, avete ragione. Io non so come farò quelle per lenti, ragazzi, è un disastro. Allora, cosa vendiamo? Il flauto, 250. 50.
100. Cento. 250. Vendo anche mia madre. Scout alla torre. La call adesso è uccidere l'allenatore per fare dei soldi. Aspetta, c'è Mario che vende l'energy root. Sì. Mario regala una mossa a Mario. Sì, bisogna. Vediamo un attimo se c'è altre cose. Niente, 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 niente. Voglio scoprire la quarta mossa di Drapion, ragazzi, con questo Gardevoir. Ragazzi, questo Drapion c'ha aura sfera. Lotta ci copre, acciaio, roccia. Io mi sarei soddisfatto, vi dico. Non ho la cover dash Shedinja, ma chi se ne frega. Boh, siamo soddisfatti. Altra non l'aveva. Immagino non ce l'avesse. Ma le Misbo sono solo 5, ragazzi. Penso fossero 10. Che merda. Adesso ci divertiamo. Fabio, ci sei in chat? Ah, ma no, io rifaccio la mia stessa tecnica di prima, scusate. Metto il foglietto. Adesso, guarda, fidatevi, nel senso, non so che dirvi. Se no ci metto 8 ore. Deposit. Allora. Io qui ho coperto. Anzi, guardo solo in basso. Deposita. Vedete che poi mi va sul primo Pokémon, è quello il problema. Adesso vado direttamente sull'ultimo. Eh no, ma mi torna sempre sul primo, è quello il disastro. Figa, appena muoio mi riguardo tutti sti Pokémon, troppo curioso. Boh. Preghiamo di prendere una cover a Shedinja. O preghiamo di non trovare mai Shedinja. Allora, non puoi capire. Tre Pokémon con aura sfera. In che senso? Non devi niente. Facciamo l'allenatore o la torre? Siamo a livello basso, quindi ci servirebbe fare l'allenatore. Abbiamo 0 cure. Quindi a maggior ragione ci sarebbe fare l'allenatore. Rischiamo veramente di morire dall'allenatore, però. Io vado all'allenatore. Depositandoli, potevo vedere le loro statistiche dei Pokémon, ragazzi. Dai. Quanto ho fatto? 1 ora e mezza, di cui 45 in scout. Fai che non siano da buttare. Va bene. A Mist Ball. Scusatemi, eh. Dimmi il attacco speciale. Aura sfera comincia a tornare utile per un livellino. Perfetto, perfetto. Sembrava Shedinja. Ma ragazzi, dai, per me non un cazzo. Allora, se eravamo sketch, avevamo una mossa di merda e non avremmo comunque avuto la cover a Shedinja. Nome del Pokémon.
La chiamo Miss 34. È una femmina? Beh, sì, sono tutte femmine. 34 che è il doppio di 17. Ero buttanone. Dai. Madonna come si plana nella torre Sprout. Guardate come fa lanciafiamme prima Pokémon al 5 adesso. Qui sono solo aura sfera praticamente, qualche gelo raggio. Prossima mossa al 17. Altra roba per comprare repellenti. Dominion muore. Gengar. Bisogna sbimmarlo. Sì, non voglio buttare gli Mist Ball che sono. Hitmonlee si può ora sferare. Sì. Io sulla raggio non so su chi lo userò, ragazzi. Lo uso come ultima spiaggia agli allenatori. Gli ultimi allenatori. Mystic Water non è acqua fresca. Skarmory non mi interessi. Guarda che in realtà può essere anche. Non è che Mask è Gallade. Dico cazzate, magari. Deoxys, ho capito. La fulcriniamo sta torre? Per i livelli dobbiamo. Gardevoir entrambi i sessi, ho capito. Plus Energy, Ice Beam, perfetto, Miss 34. Gunshot è fisica però, ragazzi. Gunshot sarebbe pure forte, ma no. Passiamo massa al 22. 70 cura, sì. Avessi avuto delle stats che ce lo permettessero. Praticamente 60 d'attacco non è male, dovremmo poter one shottare i nostri. Quelli un po' livello, qualche livello sotto di noi. Poi là, acquagetto. Machop. Ma si può misbollare Machop, eh. Tanto abbiamo mosse per tutto di là. Vedete come ci capita adesso. Chi cazzo ci può capitare che ci dà fastidio? Ma a Kyogre gli facciamo Solar Beam, capito? A Groudon gli facciamo Ice Beam. Cioè, Palkia, ai draghi abbiamo. Cioè, ragazzi, abbiamo cover su tutto anche su Shedinja, dai, figa. Questo non muore mai, invece sì. Oh, mette il sole lui. Avete visto che cosa serve mettere il sole, ragazzi? L'abbiamo pure scoutato, quindi siamo già pronti ad Alakazam. Bello Solar Rage. Tra l'altro ci ha retto due Solar, un Solar Beam e mezzo, eh. TM70. Dai, dimmelo. Dimmelo che è quella che vogliamo noi. Pugno. Rock, Ice... Speed, non serve a niente. Siamo senza cura, ragazzi. Grave errore mettere il sole alla casa a me. Lo fa di passiva. 69, no, 79 HP, ragazzi. Mettiamo i punti e andiamo a fare la palestra. E moriamo alla palestra. Però ci siamo divertiti sta run.
Pure Dark Pulse non sarebbe male. Dark Pulse probabilmente è la mossa... Sì, beh, toglierei sicuramente Solar Beam. Sei ancora in fatica? Sì, ma non c'è più quella fatica, ragazzi. Mi spiace. Se passiamo alla palestra avremmo fatto anche la fatica, certo. Porco Giuda, perché siete un disegurato, ragazzi? Madonna, che ansia! Certo che mi sono curato. Buono, 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 buono. Se vengono giù così è buono. Faulkner lo fai, trust me. 0,25 per. Lì ha messo l'acqua. Ha messo l'acqua. La aura sferiamo? Boh, una vale l'altra. Siamo al 21. Impariamo pure una mossa durante Faulkner. Potremmo cambiare solo al raggio. Il meme totale è: cambiamo solo al raggio con una mossa forte e l'ultimo Pokémon l'avremmo ammazzato solo con solo al raggio, sapete? Ninetales, ecco, questo è uno di quelli che non viene giù molto facile. Direi ora doppia aura sfera. Ne basta una forse? Porco, 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 porco. Che si fa? Per quella è stava fa più danno. Houndoom, abbiamo ora sfera. Mamma mia. Al bacio Houndoom non moriva da niente, ragazzi. Mimic. Lo sketch che vale solo per un turno. Rotom muori? Sì. Roselia è free. Abbiamo tanta special death, ragazzi, tranquilli. Vorrei fargli giocare la pozione, ma niente. Va bene lo stesso. Poliwhirl. Doppia Mist Ball, direi. Ne basta una. Oh, ha fatto Falcon con la fatica, ragazzi. TM51. Mamma mia, avremmo fatto la fatica. Peccato. Swagger. Psico su Mist, tanta roba. Ragazzi, sapete che... cioè, Mist Ball in realtà non è così merdosa perché... diminuisce di un sacco la special... la special death. Lo special attack. Ah, ma compriamo comunque 24 repellenti, eh. Facciamo così. Psichico è meglio. Lo so che è meglio psichico, ma di base insegnano psichico se lo troviamo. Non so se cambierei Mist Ball o solo al raggio. Punti, punti, punti. Swagger, Arantice, Ninja. Anche questo è vero, ragazzi, ma non possiamo comprometterci così tanto. Perché siamo già a 7900 punti? Ma ne avevamo così tanti? Scusate, eh. Se c'ho la pill qui non ho aggiornata. Ah, eravamo a 7600, abbiamo già fatto 300 punti. Abbiamo superato Leo. Haha, suka! 8100 c'è tuono. Raga, bisogna far punti qua, proviamoci. Sì, ieri ho fatto la fatica, sì, certo. È quello che ci ha fatto fare punti. Allora, ragazzi, io, senza sapere leggere né scrivere, voglio uno slave. E voglio... ditemi voi. Io non guardo. Ditemi voi che slave prendere per rosicare della Mimic. Della sketch. Spiro? Andiamo a Spiro. Sludge Bomb, Dracometer, Metal Claw, Extreme Speed. Ma come tutti ce l'avevano? Vediamo Spiro, non possiamo scautarne altri, ragazzi. Via.
Tra l'altro, forse ragazzi mi sono curato contro il primo allenatore? Non mi ricordo. O mi sono curato al lab? Forse mi ero curato al lab. Dump è un'abilità che mi aiuta? Aspetta, che guardo. Allora ci tocca scoprire un altro Pokémon. Ditemi voi che Pokémon scoprire. Sludge Bomb, vabbè, nulla, forse l'avrei imparata a posteriori, però. Ma Oddish noi abbiamo. Che cazzo dice? Che cazzo ci fa un Pokémon al 20 nei Rock Smash? So da poco, abbiamo dato cure. Ma sono al 20 con Rock Smash? È una Torre Sprout sta roba, si può cambiare il Pokémon. Ma assurda, sta cosa devo chiedere se si può fare. Bellissima. Posto che è un Pokémon che ha superato Faulkner e... Green Shard di base. Oh, PP Max su Ice Beam. Madonna santa, che goduria. Allora, Spiro, Summary. Previene self-distruzioni. Ok, è da cambiare Spiro. Deposita. Chi prendiamo, ragazzi? Gastly. Aura Sfera, Thunderfang, Blizzard, Infescata. Vabbè, dai, per fortuna abbiamo dato l'Aura Sfera da quell'altro. Pokémon, Gastly, Info. Super Luck. Critta di più. Mamma mia, sto Gastly, socio. Gli togliamo ora sfera contro il nostro interesse. Gastly Voran, lo trastiamo? Allora. Ma si va giù di qua. No, no, non è vero, non ho preso l'uovo. Levitate mi rende immune alle mosse terra. Non male, non male. Potevo usare Sketch nel lotto in doppio. Sì. Diciamo che io ho visto, fai conto, 15 mosse facendo questa run di Sketch. E va bene, e va bene. Con la lotta in doppio ne vedo due, una e mezza. Si fa su Aura Sfera o su Ice Beam. Aura Sfera me ne darebbe 16, credo, e Ice Beam me ne darebbe 8. Non saprei su cosa farlo. Penso a Ice Beam, perché Ice Beam mi torna utile troppe volte. Ma non lo facciamo adesso, tranquilli. Usiamo un repellente max. Facciamo un po' gli sboroni. Suicune. Tra 3, 2, 1. No, fa 3 volte il 10 per, il 20%, no? Vabbè, Ice Beam. Ice Beam 6, Aura 12, esatto. È una mossa al 25, impara un sacco di mosse per fortuna. Ma sapete che Mickleberry... Io me ne sono accorto che si chiama Mickleberry l'altro ieri. E ho sempre letto Miracleberry io da ragazzino. Assurdo. Curetta?
Cazzo, serve camber per trovare le curette. Morì. Miracle Blade Berry. C'è una Miracle perché la ricordo anch'io. Ma ah, dite che allora ce ne sono entrambe. Perché la, quella che ricordo io di Miracle Berry. Fa, scusatemi. Cerco un attimo su Google perché sono troppo curioso. Ma no, c'è la Miracle Berry, era proprio una carta di Pokémon. Bacca miracolosa. Pokémon Ruby. Miracle Berry. No, è una carta Pokémon, una Miracle Berry e basta. Una carta proprio, una figurina. No, una carta collezionabile. Non so, mi rimarrà... Solo della Gen 2 sta scritto. Ah! Hai capito. E noi siamo full vita, vero? Sì. Ah, vi faccio vedere cosa chiede MT. Boh, ho capito? Perché non la prendiamo? Capito? Non sia criminale andare a fare questo subito per andare a curarsi, però credo di sì. Cacturne muore di tutto quello che vogliamo. Andiamo sul sicuro con Ice Beam. Che fa sta roba? Allora, Marco, l'ho preso subito a sinistra. Auretta sfera. E poi qui c'è poco a 17, no? Al 15. Ok, qui è Mist Ball. Sempre il massimo dei danni, ragazzi, perché sono stufo di morire per troiate, cazzo. Protector. Persim Berry per la confusion. La Miracle Berry, la Gen 2 curava confusione e alcune condizioni di stato. Il Miracle Seed, il Miracle Seed Angel è un'altra cosa. Ma il Miracle Seed è quello che ho dato anche qua, è quello che potenzia le mosse erba, tipo. Hai capito? Sì, perché faceva delle cose tipo... curava delle robe, ricordavo anch'io. Non ho fatto la chiappa mosche? Sì, l'ho fatto. Mi avete fatto rivenire il dubbio comunque, grazie. Occhio che spunta di alga. Raga, ormai. Passiamo al 33, quindi noi ci facciamo con queste mosse qua, il socio. Qui è Mist Ball, è la più forte. Ai ai ai. Seed Flare, gli abbiamo tolto uno special attack però, non doveva farci niente, perfetto. Abbiamo tutte le mosse che hittano al 100%, che goduria ragazzi, che goduria. Allora, sera potevo proprio evitarmela, eh. Luminion, Mist Ball. Ancora ne hai? Brava, 4 per, totale, distrutto, fattuale. Ragazzi, ah, 103 HP, ma l'abbiamo già fatta i 104 HP per fortuna. Trobecca Jolteon che aveva tutti 85-80 di precisione, sì. E era forte quel Jolteon, eh. Allora, togliamoci il dubbio. Swagger, lo impari? Non lo impara, perfetto. Se c'è Shedinja siamo morti comunque, ragazzi. Grazie Marco Lemsia per l'abbonamento. Sei quello dell'oggetto a sinistra, vero?
Tra l'altro c'è un ragazzo che mi ha scritto ieri che ha fatto la sub e... Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per farci arrivare a fine mese. E pensa di essere bannato perché i suoi messaggi non si leggono. Io ho guardato la lista bannati, che è molto lunga, ma non è comparso. Vediamo se c'è. Si chiamava tipo Gabbo DG. Gab DG. Secondo. Ecco qua. Prova ora. Fatemi vedere un secondo, eh. Volevo solo risolvere sto fatto. Immagina essere bannati. No, non sei bannato secondo me. Ega. Ma no, ma non mi fa neanche... Slash. Gabbo, riproviamo la prossima volta, ok? Vedi, Gab può. Dai, datemi un secondo. Fatemi salvare un attimo, ragazzi, che non sono salvato. Grazie, Sans the Blaster. Ah, vedo che scrivi spesso. Il fatto è che la lista di camper è molto lunga. Magari hai scritto una parola 1000 anni fa, ma dubito in realtà. Secondo me non è neanche un gabbo. Faccio una cosa veloce, do un'occhiata a una cosa. Fabio, scrivi, non so, perché io ogni tanto leggo i messaggi di Direct, però non è che posso leggerli tutti, sono tantissimi. Prova ora, ma non ho fatto niente. Adesso vi faccio bannare con un emurga. No, non fatelo, ragazzi. Ma, teoria non dovrebbe neanche comparire il messaggio. Oh! Ce l'abbiamo! Non ho assolutamente idea del perché, ragazzi. Non ho assolutamente idea del perché. Grazie per la sub, Gabbo, di 2 settimane fa. Gentilissimo, gentilissimo. Immagina salvarti se vedi essere bannato. Ma boh, probabilmente, non lo so. Forse avevi messaggi limitati per una ragione che non ho idea di quale possa essere, perché ci sono, tipo, una lista infinita di parole. Voi non le sapete le parole bannate, per fortuna, perché sennò poi
Cioè, probabilmente DG era una parola bannata perché poteva essere un... No, ma del tuo nome non c'entra niente. Magari una volta hai scritto, che cazzo ne so... Perché Andrea ha messo pure primo con lo zero, capito come è bannato, capito? Quindi, qualsiasi cosa scrivete, ci sono delle parole che, ahimè, potrebbero farvi sospendere, non so perché. E lo so che non c'entra. No, tutti sabato adesso che scrivono? Sono bannati tutti gli altri, per caso? E beh, questo Pokémon, diciamo, lo pulisce tutto? Dovrebbe pulire tutto, sì, in teoria. Teniamo Eterino, Max Etere e Etere, sì, pulisce tutto. Abbiamo Pipi Max, fatemi un attimo riprendere la congiondrazione. Usa. Let's go, let's go! No, Aura è da 20 pp, non arriva come 43, arriva a 16 in più in teoria. Che non le butti. Calcium. Io la darei Ice Beam comunque, scegliendo. Ah, il calcio ci piace però. Special Attack, usa. Magari ci sale di uno adesso. Già. Ah, ragazzi! Cosa cazzo è successo? Avete visto? Calcium mi ha aumentato lo special attack e mi ha dato pure un HP. Perché? Non è che nella Kaizo danno una stazza random... Cioè, danno... Si sono aggiornate le VS. Anche con la Triton lo fa, magico. Vi immaginate aver fatto i 104 HP in sta maniera? Sarebbe stato fantastico. Allora, abbiamo confusione, ghiaccio, roccia. Noi siamo deboli solo al buio, no? E al coleottero. E al bug. No, è buio, ghost e bug. Io gli schiafferei la Persim. Ma dai, non gliela schiaffo adesso. Leo, hai visto che mi hai dato fuori un Gardevoir quasi buono? Gli serve l'antisce di Ninja. Però vabbè, non si può avere l'ortancale verde, si dice in Trentino. Orco cane, ma il 17. Oh, muore, perfetto. Max Elisir, va bene, l'abbiamo clearata questa. Ma anche a voi capita su Instagram queste notifiche e Secret Crab David Guetta ti ha invitato a iscriversi al suo canale Broadcast. Ma cos'è, un canale dove tipo metti le notizie? Come vedi, sono in live e così non sai fare le storie? Boh, l'ho fatto talmente tante persone che è totalmente fastidioso che eviterei. Come hai scritto su Telegram, Leo? Ah, ho 52 messaggi su Telegram, capisco. Ah, sì, avevo visto che tu stavi usando una roba con le coverage. Era interessante. Ormai abbiamo fatto già i danni, però. Cosa hanno fatto? Hanno fatto un documento sulla probabilità che hanno anni di passare il lab. Sì, neanche io. Infatti è controproducente. Cioè, a me passa la voglia proprio di iscrivermi a un canale broadcast. Poi non me ne frega niente di nessuno, in generale, quindi. Questo qui è quello che ieri con il Pokémon al 6 ci ha fatto la combo... Porco Giuda. Ci ha fatto la combo letale il Pokémon al 6. Detect... E Protect, e le faceva una inversa all'altra, quindi non fallivano mai, e ci ha ciupato 10 pp, vi ricordate? Oh no, Entei al 6 mi va bene. Anorit al 12, e beh, Aura Sfera ce lo dobbiamo far andare bene. E qua è Aura Sfera di nuovo, con una piccola segno della croce. Non serve, non serve.
107 di vita, ragazzi. Ma quanta cazzo di vita abbiamo? La sciardina. C'è un gruppo Telegram per vedere notifiche del live, palinsesto, eccetera? Allora, il gruppo Telegram c'è. Ogni tanto vi informiamo delle live. E vi diciamo i video che escono. Ogni tanto scriviamo cazzate, eccetera. Si chiama iNoob Telegram. Se funzionasse il bot era appunto esclamativo Telegram, però mi spiace. Si chiama iNoob Telegram, è una pagina con la IN e sulla I c'è, anziché il puntino della I, c'è l'elicotterino dei messaggi di Telegram. Potete joinarla, in teoria è tutta free. HP Up. Pure questo era buono per fare i 104, eh? Power Herb. Ma vogliamo HP Up? Io vorrei cominciare a scalare un po' più in specie all'attacco, non vorrei indirizzarmi troppo ai B&B. Green Shard. No, ragazzi, non so. Un giorno che ho tempo, scrivo a Bob e ci mettiamo lì e togliamo Streamlabs da tutto e facciamo tutto con Stream Elements, che forse va meglio. Vedete, lui era maniaco Larry. Perfetto. Impossibile avere Pokémon deboli, eh? L'ultimo. Impossibile. Impossibile. Vietato, totale, fattuale. Mixed Ball fa più danni di tutto, no? Gli droppiamo pure lo Special Attack, forse. Vabbè, no, non regge, perfetto. Icicle. Ah, sai che Icicle deve andare peggio. Ti serve una mossa buio volante. Lo so, ragazzi, lo so, non ce l'ho. Proviamo a fulcrirare. Abbiamo tante mosse, sì, possiamo farlo. Ragazzi, io non posso usare Gastly come slave perché le mosse normali lui le ignora. Cazzo, dovete dirmelo. Ricordatemi alla palestra che devo cambiare, se no mi fanno un culo come una capanna. Ora ci sarebbe un mirror coat. Guarda, possiamo fare tutti i mirror coat che vogliono se vengono one shottati. Poison Barb, la seconda. Impossibile trovare Rare Candy. Se siamo lì lì col livello, la prendiamo. O se in palestra possiamo fare il 33 per imparare la mossa, la prendiamo la Rare Candy. Aura Sfera ci ha aumentato il parco cover di tantissimo. Grande Vungo. Quindi è questo il golem che tutti aspettavamo? No, ragazzi, non è assolutamente quello che state dicendo. Lunatore, non facciamo scherzi, eh? Cazzo. Se Lugo mi stai invogliando a farti solo al raggio, ma non si può. Critton. Krynos, Aura Sfera. Kingler. Mist Ball. Porco Giuda. Light Screen. Piedisi 240. Piedisi 240. Oh my one motion deru. Colpo di sole nascente. Che bella l'animazione di sole a raggio. L'avevo sfidata prima. Critico pure. Boh, abbiamo pure una mossa qui da imparare. Bello, bello, bello. Fastball. Ho letto Dragon Pulse?
Grazie Leo, grazie. Ma ho letto giusto? È abile? Buona ma non covera. Sì, il ghiaccio, il drago... Abbiamo già il ghiaccio. Sì, ma ragazzi, ma non insegna Dragon Pulse, è criminale, eh? Grazie about Gabs. Mettiamoci i punti. Union Cave? Sì. Clearata? Sì. Allora, ragazzi, quello che farei è questo. Intanto, cambiamo Ghastly perché non possiamo usarlo come slave perché... Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per farci arrivare a fine mese. Nelle lotte in doppio non lo hitano le mosse normali. Ditemi che altro Pokémon usare. Ma quindi neanche i Pokémon acciaio potrei usare come slave, perché le mosse veleno non li hitano. Ragazzi, imparo una mossa al 33. Faccio il 32 col primo allenatore e insegno la mossa, se può. Cioè, capite che... Cioè, non saprei cosa togliere, però. Un casino. Oddish. Crab e Oddish. Prendiamo Oddish. Poison Heal. Gigabannata. In realtà, penso si possa usare. Alakazam mette il sole, ragazzi. Sarebbe... Non tolgo solo il raggio nella lotta in doppio, allora. E chi prendiamo, ragazzi? Krabby? Steadfast, non so cosa faccia. Ok. Focus M, ma questa c'è a cagare, ragazzi. Io aspetterei la mossa del 33. In teoria lo dovremmo fare in fretta al 33, no? Devo curarmi. Sommario. Perfetto, se col prossimo allenatore facciamo il 32, poi mettiamo la caramella rara. No. Poi abbiamo anche il... No, Citrus, bella. E il fatto è che... Rimarrei sulla Persim, però, non so. Il fatto è... Cioè, adesso... impariamo Lanciafiamme. Togliamo solo Arbim. E noi cosa facciamo con quel cazzo di Draco Meteor? Dragon Pulse? Cosa togliamo? Niente? È troppo forte. Cioè, ghiaccio fa le stesse cose buone del drago, più altre. Drago, in teoria, è super efficace solo contro drago... E poi è buoni danni e basta, hai tanti pp. Misbola, pochissimi pp e stab. E toglie special attack che boh, potrebbe esserci utile se non uccidiamo. Dragon Pulse cos'è? Una 80 di forza? 90? Ma 10 pp Dragon Pulse. Ed è una 90. È tanto, eh? E non fa nient'altro. Vediamo il calcolatore che mi ha dato Leo. Allora. Allora. Abbiamo una mossa psico. Ah, ma c'è anche Fairy. Togliamo Fairy. Abbiamo psico, fighting, lotta. No, fa lotta e fight e ghiaccio. Calculate.
No effect contro Shedinja, not very effect contro questi. Ok. Ah, ok, una... 700 super efficaci. Boh, noi ci aggiungiamo una mossa drago. E aggiungiamo solamente i draghi sulla super efficacia. Aggiungiamo la mossa acqua e stiamo totalmente nel chilling. 8-4-8. Se aggiungiamo la mossa fuoco... Ah, togliamo l'erba però e perdiamo un po'. Il nostro problema sono solo i Pokémon d'acqua al momento. Vabbè. Ti cazzi, eh. Che poi, beh, sono dentro anche Pokémon tipo Aegislash e altri Pokémon che qua non ci sono, quindi in realtà sono molti meno. Ma perché hai tentato Tinkaton? Io ti ho detto che non ci sono i Fairy. Vabbè, pace. Adesso vi leggo, ragazzi, tranquilli. Aspettiamo 33, tieni Dragon Pulse. Sì, sì, l'idea è questa, l'idea è questa. Le bolle abbiamo, siamo curati, abbiamo una Persim. Solar Beam serve per la cover... Cioè, serve perché l'abbiamo imparata. Mi apro un attimo la guida, che forse mi conviene fare l'altro allenatore. No, questo qui ne ha uno solo. Quello ne ha tre. Mistball. Unknown. Oh, Ice Beam. Sì, col buio ci prendiamo dentro per due anche gli Psico. Non sarebbe male. Che facciamo, ragazzi? Facciamo il 33 a mano o facciamo il 33 con la... Ragazzi, diciamo sempre queste cose io e Leo, cioè nel senso, non è aiutarmi a finire la run, dai, per piacere. Ma ha dato un tracker per guardarmene, nel senso che me sono guardate. Guarda, facciamo così, facciamo il 33 con la Rare Candy. E ci rendiamo conto che la mossa è una merda, gli mettiamo Dragon Cazzi. Non so neanche se mettergli a Dragon Cazzi. Perché a mano? Ragazzi, se io muoio... Scusate, non è scritto il mio profilo. Allora, vediamo su Mario. Ok, sì, qui è un buono spot per la bacca, per la cosa. La candy la usi quando è più difficile livellare? Sì. Tu devi pescato che arrivi al livello 91, però, amico mio, capito? Io non do pescato che arrivi al livello 91. Il primo Pokémon con un one shot ci apre l'ano con una stab super efficace. Immaginatevi Gengar, Dark Pulse o Shadow Force in faccia. 121 HP non sono niente se abbiamo 50 di special death. O di death. 45 di death. Palkia e Kindra li shotti di drago. Non li shotto di Ice Beam, Palkia e Kindra? Mettiamo la mossa drago? Ah, pure, appunto perché tenere Solar? No, non voglio tenere Solar, dai. Fatemi guardare la guida un attimo, dai. ...14-7-21 non lo facciamo il livello, secondo me. Fabio dice, Shedinja è una possibilità con 450, come la possibilità di trovare uno Slaking all'hub che non abbiamo mai fatto, ad esempio, eh? Se arriva Shedinja, pace, nel senso le run finiscono anche per quello. Sto solo valutando, sì, contro i, perché tutti i draghi, Ice Beam fa 4 per al 90% dei draghi perché volano. C'è Kindra e Palkia e gli facciamo gelo raggio, ne faremo 2-3.
parte che non era anche chiusa al 100%, aveva pochissimi PP e possiamo anche scontrarci con Shedinja per quanto mi riguarda. E facciamo che gioco di testa mia, dai. C'è un livello in più adesso, può essere anche d'aiuto per passare la palestra, eh. Iron Head, perfetto. No. E io gli insegno Dragon Pulse, vaffanculo. Se c'è il Pokémon d'acqua, succhiamo il cazzo. Comunque una mossa ce la prendiamo in faccia e due mosse lo uccidiamo un Pokémon d'acqua, secondo me. Vi piace come idea? Vi piace come idea? Allora, per fare Solar Beam super efficace, quello che ci covera, dobbiamo fare due mosse. Con due mosse e 111 per essere attacca, ammazziamo praticamente tutti. Dai. Tieni per la tower. Beh, ragazzi, voi state pensando a dopodomani, ma è... Dai, dai, su. Certo, Solar Beam anche per me è uno slot in meno di mossa. Noi giochiamo con tre mosse. Abbiamo fatto due Solar Beam, una Alakazam che non c'è neanche morto. Perché solo perché ci metteva il sole. Abbiamo fatto un Kingler perché era quello acqua che ci dava problemi. Ecco, Kingler potrebbe essere il problema, potenzialmente. Cricketute. Inauguriamo Dragon Pulse. Figa se ci fa. Se ci fa la... Eccolo Dragon Pulse. Al 17 va bene fargli Dragon Pulse, no? No. Perfetto. Abbiamo risparmiato pure un Ice Beam. Andiamo prima dalle bambine? Direi di sì. Andiamo a farci violentare di CC dalle bambine. E, esatto, e fare Mist Ball che diminuisce l'attacco, la special cazzi. Boh, non lo so, non lo so. Un po' da capire. Un po' tutto da capire. Allora, l'Audred è normale... Cominciamo da Loudred con Aura Sfera. Abbiamo mosse che attaccano entrambi, no, vero? No. Fastball. Magby, attacca Krabby che ne ha bisogno. Bravo Magby. Magby... Beh, siamo tutte speciali, perché non ha una sfera. Prima volta che ne abbiamo una OE, è vero. Prima o la seconda, non saprei. Trollato, vero? No, non ho trollato. Ma è normale essere al 38 appena arrivati a Golden Road City? Oh, anche un po' di più si può essere. Cioè, io ci arrivo un po' underlivellato, secondo me. Che si fa, raga? Ci bastano 8 Ice Beam? O gli metto già il... Ice Beam copre troppa roba. Cioè, PP Max è gratis su Ice Beam, dai. Se troviamo Shedinja, avremo 12 turni in più da... Cioè, 8 turni in più da romperci i coglioni. Bastano 8, bastano. Bastano, abbiamo lettere. No, Rosfera è coperta tanto uguale. Ma infatti la Rosfera ce l'abbiamo, è già 20. C'è i Pokémon al 18, sto clown. Si può anche andare senza... Abbiamo gli Etri nei peggiori dei casi. Credo possano bastare 8 Ice Beam, 8 Dragon Pulse, una Rasfera e una Mist Ball, dai. Marshtomp, ecco il Pokémon acqua che ci dà problemi, l'abbiamo trovato subito, problema risolto. E pure l'Ace, morto, perfetto. E il Pokémon acqua muoiono uguale, che devo fargli? Dragon Pulse, oh,
Buono, 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 buono. Bibarel. Questo era fastidiosetto. Era sta run qua che era fastidioso? Mi ricordo. Sì, era questa run qua, ma poi adesso abbiamo pure la mossa per lui. Mantyke. Caterpie. Orco cane, ragazzi, ma non facciamo manco un livello con sto coso. Ma andava bene non fare neanche un livello, a posteriori. Porco Giuda, quella che mi ha rimandato indietro. No, ok. Ho temuto il peggio, ragazzi. Ricordate quella che risponde a 1.25 del danno, 1.5 del danno di acciaio? Più special death? È slacking, ragazzi. Ci avrà tanto di tutto. 89. Vediamo l'89. Lir. Fulmi sguardo. Ci serve. Ce lo ricordiamo che Slug non viene giù. Poi lo segniamo la prossima volta, dai. Punti, punti, punti. Abbiamo lo slave ancora senza mossa. Vabbè. E lui c'ha un Pokémon al 30, noi siamo al 34. Io ci ero uscito molto di più l'ultima volta con Bronzong, secondo me. Oh, siamo quasi a 8.000 punti. Sembrava irraggiungibile. Ma quanto stanno il Massive Company? A 9.000 o 10.000? Io sono curato? Si è fatto tutto. Non è un arangettone. E poi dello slave. A Cascuna è il typing del nostro amico Shedinja. Passiamo mossa al 40. Hippopotapus. Non Shedinja, non Shedinja al 30. Buono, credili. Oro che cola, oro che cola, oro che cola, oro che cola. Adesso metto subito i punti, mi compro i repellenti che non c'ho voglia di doverne prendere altri. Ma se ho 9004, ok. Basta fa due fatiche come ha fatto lui, eh. Grazie Gadi per l'abbonamento. Un grande passo per farci arrivare a fine mese. Servono delle carte. Magari riusciamo ad andare a vedere qualche carta con questo, chi lo sa. Poli 9000. Siamo a 8.000 tondi? Eh sì, siamo a 8.000 tondi. Cazzo, che precisione. Non c'è più la fatica della torre? No. Era fattibile questo Pokémon? Sì, abbiamo il Max Elisir, ma non abbiamo ancora. Adesso deve entrare un sacco di oggetti, ragazzi. Speriamo in un'altra Cupressure. Non gliela insegnerei, Cupressure, non lo so. 400 punti non... Piuttosto gioco me la godo di più, dai. Bag. Ormai questi Peggy 7 puzzle li sappiamo a memoria, ragazzi. Nulla ci può fermare. Pascio Berry. Chissà, magari Pascio Berry è quella che serve a noi. Flauto. Beh. Pascio Elettra. Dimmi, Camilla. Ah, ok. Camilla mi fa un dito medio e se ne va. Allora, aspetta, vediamo subito. Passo Berry e Water. Rindo. Ah, deve entrare a Persim pure. Grass, Ice. Mickle. Taglio.
Cambia il ministro del lavoro, è certo. ICL, ne avevamo già uno, credo. Apricot Berry, ci va bene. Zoom Lens, serve una sega. Dragon Fang, bella ma non ci vivrei. Shiny Stone, ok. Expert Belt, buona sulla pizza. Duxton, evoranniamo tutti. Odd Incense, Lava Cookie. Oh, Lava Cookie mi sta bene. Medium Plate, Soft Sand. Ho già attivato i repellenti, uso stupido. Luxray al 9. Ma perché c'è un Pokémon al 9? Ma boh, io non capisco. Forse perché Spaccaroccia era intesa per essere presa dopo Sudowoodo di solito. Perché non c'era mai da spaccarocciare. E non te lo facevano mai usare spaccaroccia. Ho detto full restore, non i 3 minuti, ragazzi. Siamo pronti? Qua è il posto migliore per essere one shottati nella nostra lore. Ci vado con la Persim, ragazzi. Riuscimis 34 Camilla. Al gioco dei Pokémon anche Camilla non era male, o sbaglio. XD. Passa al 40. Di Alga. Ho dei brutti flash vietnamitici. Non specchio velo, non specchio velo. Muori, perfetto. Sei al 15, dai, anche quello è vero. Allora, 17, 21, 23, 23, 18, 21. Dovrebbero essere tutti fattibili. Questa è la più forte che abbiamo. Croconaw, Pokémon d'acqua, è un altro problema. Acqualotta, soffriamo. Tutti acqua qua, tutti acqua. E i coleotteri. Ma guarda. Oh. Che cazzo di spot è per rimanere uno di vita? Sta zona qui, sai, il livello. Se sei un filo underlivellato, i Pokémon hanno un pochino di special death o roba del genere. Se mi prendo Miracle me lo merito. Ma per fortuna. È impossibile non lasciare uno di vita e farsi fare Mirror Shot, porco Giuda, Mirror Coat. Qua è come ci fossimo curati, quindi continuiamo. Sharpedo è Aurasfera. Non credo arriverà il video con la Kami. La trovate nelle mie storie Instagram, la Kami, se volete, ragazzi. E magari ci sarà un'occasione per farci un video. Basta pietre evolutive, ragazzi, basta! Ne ho usato un altro. Basta. Allora, Leo, se c'è ancora, mi interessi. Perché io questi item qui ora me li ricordo. Poi quelli dopo magari me li scordo, eh? Erano 300 punti di Evo. Sì, devo trovare i Pokémon che si evolvano anche, ragazzi, eh? Non scontato, non scontato. Scout al Pokémon 44. Non c'è più la fatica del Pokémon Slave. E non. A parte che la fatica del Pokémon Slave io ero convinto fosse uccidi la palestra dopo. Invece è la palestra dopo, 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 dopo. Tipo sconfiggi Chuck. Quindi è un incrociarsi di possibilità impossibile. Era. Nuggets. Nuggets. Nuggets.
Sull'app della Fantapill, ragazzi, la vedete la classifica della pill. Ah, ma fa pure tutti i numeri di piani, quindi... Una cura che dia più di 3 HP è troppo? Guarda, abbiamo 3 cure e in totale non ci curiamo neanche di tutta la vita. Penso sia impossibile. Curati, siamo curati. Ora moriremo perché togliamo la Persim. Ciao Dada, mi dispiace che tu non possa più giocare con noi questa modalità dei Pokémon. Agli acqua gli facciamo la Mistborn, ragazzi, dai, facile. Lui era quello con Xado che ci ha ucciso. Firefight. E Mistborn. Madonna, il 26 è tanto, eh. Credo che ci ammazzi. Ho fatto tutti, vero? Ho preso tutti gli oggetti. Poi non ho mai più controllato. Io mi ricordo che qua tu andavi, c'era un oggetto, c'era Soft Sand. Penso sia questo qui che hanno spostato. Non lo so, chi lo sa. Allora. Perché Data non può giocare? Perché hanno chiuso la pill di Isaac. C'è questo piccolo casino. Ditemi di salvare ogni tanto per piacere, che qui il tracker ultimamente fa scherzi. L'ho fatto il pigliamosche? Non posso più andare a controllare, credo. Ah no, sì, posso, ma non c'ho voglia. Sì, l'ho fatto. Marco, hai fatto la sub, va bene, ma non ti dà il diritto di continuare a chiedermi cose stupide. C'era una sfida contro tipe sotto. Sì, erano le tipe che avevano Staryu, Starmie, Cloyster. E ti dava uno strumento per fare tipo Solar Beam in un turno. Io ho giocato a Pokémon Argento. In Pokémon Argento ti davano sabbia soffice, c'era lì. Perché era una spiaggetta, no? C'era un po' la loro anche lì. Oddish, quello inscautabile. Rimarrai tale. Seeking, acqua. Madonna, hai Pokémon acqua. Acqua è il typing più comune, effettivamente, di Pokémon, Diciamolo. Dragon Pulse potrebbe essere scambiato con Mossa Fuoco oppure Orco Cane, per fortuna abbiamo la sfera, oppure Mossa Elettro anche, eh? Elettro è bella bella. Resta il fatto che Shedinja è Rotoran Killer. Anche Elettro non facciamo niente però, eh? Però poco nel letto sono pochi, per favore, per fortuna. Palla ombra. Palla ombra è fisica o speciale? Dark Pulse. Dark Pulse, ecco. I Pulse di Dark sono meglio dei Pulse di Dragon. Però... qui Water Psychic, però Dragon Pulse solo ci salva, eh? Dark Pulse era super efficace. Vabbè, dettagli. Se dovessi scegliere, levresti Mistball? Non lo so. In realtà è un'opzione anche levare Mistball, È un peccato perché è forte forte Mistball. Però abbiamo pochi PP. E fa... quando fa 110 di danno, stabbando. Da capire Psico quanta coverage ci dà. Non troppissima, Lotta. Ci dà la cover su Lotta, Psico. E qualcos'altro, I guess. 105, esatto. Proseguiamo a fare un po' di allenatorini. Questo era il Pokémon incazzato o sbaglio? Salviamo anche, dai, magari. No, è quello col Pokémon più merdoso. Cioè, noi siamo al 39, qui ci si arriva al 40 di solito, dai, siamo mezzo livello sotto perché Bugsy ci aveva Caterpie, porca troia, Gyarados.
Sapevamo. Non muore da Misbo, gli scriviamo a Gyarados. Ecco, l'ho messo a Eglib. Ma porco. Vaffanculo. Per fortuna ci ricordiamo. Misbo da tenere. Chissà, Bug Buzz. Non credo di voler scottare un Pokémon potenzialmente più veloce di me. Abbiamo tutta la vita, andiamo. La classifica della Pill si vede sull'app Fantapill. Scaricabile, gratis, su iOS Android. Non ha nessuna pubblicità, non è a scopo di lucro, e l'ha fatta solo per il vostro bene. Il bot non va da 7 live. Certo. Chioccio, la scarica Fantapill non funziona così. Poi non mi ha pagato abbastanza per inserire questa feature. Ferrartigli... no. Uno al 30 o 23-29? Che facciamo, ragazzi? Uno al 30? Mispo ci copre Gengar. Sono i Poison, no? I Ghost. Chi è che è debole a Psico? I Ghost o i Poison? Poison. Draghetto muore. Quanti cazzo di Pokémon acqua esistono nel gioco? In teoria, cioè senza in teoria, dovrebbe essere il typing più comune in assoluto, acqua. Andiamo avanti. Ma si è fatto un botto di fatica, ragazzi, per quello di quei punti, in teoria. C'è un po' andalivellato, sì, e qua... vabbè, Arceus al 12 lo accetto. Mi fa livellare comunque anche al 12. Poliwhirl, ancora tu. Perché li tiene al 12 Pokémon? Questo ce l'ha al 26, ok. Mystica Ball. Ah, è lotta psico, è per quello che non è efficace di lui. Typhlosion. È anche fuoco, siamo un po' poco coverati. Però dai, al 18. ...29-30 questo? No, 20-30. Vacuum Wave, non ci ha fatto niente. Sì. Non cominciamo a detectare. Porco Giuda, porco. La siamo vista brutta. Qua era probabile che facesse doppio detect e avrei dovuto veramente fare Ice Beam seconda, però che cazzo ne so io. Dragapult, bellissimo. Dragapult era uno dei miei Pokémon preferiti, Spada e Scudo. La mia squadra era Ice Q, Dragapult e Mimikyu. Stupendi, tutti e tre. Dei concept veramente super fighi, tutti e tre, secondo me. Sbirron. Ludovico. Non ho visto il livello. Va bene, sì, va bene, va bene. Toxicroak. 4 per. Stab. Ho l'impressione che debba rimanere Mistball, ragazzi. Ho questa vaga, vaga, vaga impressione. Pokéball. Utile, cazzo. Era utile 16 anni fa. Madonna, che item di merda, però. Ci siamo mai curati, eh? Mai, mai, mai. Baraonda.
Credo sia Baronda. Sola Popa, ecco. Ci lamentiamo, troviamo un 50% di cura. Anche, anzi, meno. Non volevo trovare un Pokémon. Boh. Allora, vediamo che hanno qua. Che hanno qua, che hanno qua. 30, 21, 29. 26, 32, 30. Cominciamo da lui. Sì, sì, ok, sono d'accordo anch'io che Dragon Pulse... Non mi fai Vacuum Wave? Dragon Pulse sia Ice Beam peggio. Però era meglio di Solar Raggio. E io rimarrò tutta la vita nel livellato se i Pokémon che trovo sono Minum e Plutle. Ah, l'uomo dalle 1000 4 per... No, dalla 4 per... Ma, Mist Ball anche te, eh? Ragazzi, io vedo mosse acciaio. Non mi ricordo come si chiamano quella mossa acciaio che ti restituisce uno e mezzo del danno. Figa, sudo freddo ogni volta. Metal Burst, ok, grazie. Andrew viene sempre taggato. Andrew era il nome del Whiskash di Creevy, no? Mi avete detto. Nella pill tutto è meglio sulla raggio perché... Esatto, perché ti fa perdere tempo. Noi abbiamo preso pochissime mosse Ferrora in faccia e le abbiamo anche rette abbastanza bene, devo dire. Grazie solo al fatto che siamo overlivellati. Sto a 8000 punti tondi, no? Forse un po' di più. No, 8000 tondi. Ma è una leggenda o in questa erbalta il doppio... c'è il doppio di probabilità di trovare Pokémon? Oh! Oh! Un po' godo! Questa è una bestia di special defense. Ho usato mouse un'altra volta. Ho scritto la tessera sbagliata, eh? Mettiamoci una piccola nota. O sbombaci di ex perlomeno, eh. Tanto lo sapete che si può fare sta cosa, vero? Sì, lo sapete. What? Non si può più fare? Ragazzi, poteva fare taglio nei prati, eh? Mi trovo con Windows 11. Mi si è installato automaticamente sul PC che gioca a Pokémon. Non lo uso mai. Fino alla terza gen. Ok. E questa erba qui la tagliavi e diventava erba corta e poi la ritagliavi e diventava erba a zero. Ampharos. Extreme Speed. Però vieni giù bene. Molto bene, molto bene. Fatti tutti? Sì, fatti tutti. No, non li ho fatti tutti. Manca il pigliamosche dello scouting. Manca le solite carte, ragazzi. Manca fare l'Ectabuzz evoluto, Magmar evoluto, la carta di Ho-Oh e la carta di Gyarados. Sono pazzo, sono pazzo. Leo, c'erano altri oggetti qua che ho dimenticato? Non c'è più Leo, probabilmente, però ho l'impressione che qualcosina ho lasciato indietro. Ragazzi, potete smettere di continuare a parlare di Solar Beam e quell'altro?
Ah, ricordiamoci che questo Krabby qua che devo fare tirare. Oddio santo. Devo metterlo nel box 2 per sicurezza. Che bacchetta gli mettiamo? Berry Juice? Sai che forse Berry Juice? La speed non ci serve. La cura sì, spero di no. Special Death è già troppo tardi, si fa una mossa speciale. Roccia nel nostro caso, Ice nel nostro caso, bug. Tangaberry. Ma che cazzo vuole? Ma io cosa, con chi cazzo ho parlato prima del radio card? Ragazzi, ma io sono andato qua davanti, non, ho salvato e non ci ho più parlato. Lol. Un tanga per Mr. 34. Proprio lei. Sta scomparendo il Tangaberry. Va bene, ragazzi. Allora, questa era quella con i Pokémon più bassi, no? Sì. È enough, è enough. Il Powdon che mette la luce era buono per solar raggio. Sarà l'unica occasione di usare un solar raggio, però, eh. Sì, ho PP Max. Se serve lo giochiamo su... Quasi Shedinja. Si è voluto un po' male. Andiamo a, come dire, vendicare Armando? Diego Armando Maradona? Questi qui hanno i Pokémon più bassi di livello dei, dell'erba alta sopra. Facci Risu. Bene. Whitney ha 5 Pokémon e il primo è il 36. Girafari, madonna santa raga, che Pokémon. È 23 però, dai. Aia. Queste qui sono pugnalate al cuore ogni volta, eh. Rotom è sempre morto di Mist Ball. Tra l'altro, tutti i Rotom, qualsiasi cosa siano, sono tutti randomizzati uguali, se mi sembra aver capito. Ma sbaglio o non si è mai trovato un Rotom al laboratorio, Leo? Io non ho mai visto nessuno giocare Rotom. Dico cazzate? Ah no, la campana è morta qui, non Armaldo. Ah, l'hai trovato tu? A me non è mai capitato Rotom, penso. Che si fa? HP up o no? Lei c'ha i Pokémon tutti al 30 e uno al 36. Quello al 36 sarà duro, ma gli altri dovrebbero venire giù bene. Il fatto è che su che mossa possiamo mettere PP Max che non sia Ice Beam? In tutte le mosse del mondo dei Pokémon. Thunderbolt forse. Ice Beam è comunque meglio, fa 5 danni in più. Dark Pulse, ma Dark Pulse ce n'ha tipo 15-20 punti, no? Extrasenso. Beh, Extrasenso ne ha già 30, Leo. Che cazzo vogliamo averne? 48 Extrasensi? Extrasesso. La mossa arriveremo al 45, al prossimo livello. Vabbè, dai. Andiamo così, abbiamo le lettere. Giuda. Ah no, era la sorella che teneva tre Ice Beam. Tu no, cogliola.
Cogliona Uxi! Ma ha skippato la mossa? Vuoi vedere chi imparava Dragon Pulse? Gliel'ho iniziata io? Tanto c'è Regis che è un cazzo in culo, però... Un secondo, chiedo. Magari il tracker l'ha imparato al 46, capito? Potrebbe essere anche quello, eh. Mettere uno screen migliore. No, scusate, arrivo subito. Tocca chiede, tocca chiede. Chiediamo, chiediamo. E... datemi un secondo, dai, faccio un piccolo check qua. Gardevoir Smogon. No, ho fatto una trollata, non uno Smogon. BST mi esce Pokémon cazzi qua, esatto. Al 42 e al 49. Ragazzi, forse per quello. Però è tutto diverso. Questo è Scarlet Violet però. 45, Future Sight, impara, sì. Beh. Palese la conosceva già, anche secondo me. Vabbè, segno della croce. Cioè, perché magari imparavamo Close Combat speciale che avrebbe ucciso Reggie Ice quando Aura Sfera in questo caso non uccide Reggie Ice, capite? Tilleri, basta Pokémon acqua. Tutti acqua. Color change, psichico, attack order. Ah. Ottima bacca, Giovanni. Ottima play. Jump Bluff, 4 per, si gode fortissimo. Ghiaccio sotto ghiaccio, magari aumenta un po' il danno perché il mio Ice Beam colpisce qualche granello di grandine e gli arriva negli occhi. Non chiamiamolo Godmon, chiamiamolo Rule 34. Sì, piangi, 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 piangi. Gli sta scomparendo il tanga, ragazzi. Grazie Tommaso per l'abbonamento. Gentilissimo. Supporti anche tu la causa di questo Gardevoir Miss 34.
Madonna santa, che stretti sti labirintini. Punti, punti. Squirt Battle, va tutto, tutto, tutto lore, tutto lore. Mi ha dato Bug Buzz. Cosa mi ha dato, ragazzi? 45 grudge. Ok. Bug Buzz poi era fisica, no? Quindi non è che ci interessasse granché. È vero, l'ho raccolta prima Bug Buzz. Credo sia fisica Bug Buzz, penso proprio di sì. Ora, qual era il nostro Krabby? Ah, ne abbiamo preso solo uno di Krabby, perfetto. È speciale, ok. Vabbè, comunque non credo che... Cioè... Ci coverava Psico, ma... Punti. Vale troppi pochi punti, sti allenatori. Dovrebbero valere un po' di più i capi palestra, secondo me, per invogliare le run lunghe e non far fare cazzate alla gente. Ok, Ice Beam fa più o meno lo stesso lavoro. Dovuto, ti muovi? Sto fan, eh? Grazie, grazie, grazie. Via, via dal cazzo adesso. Mettilo al posto di Ice Beam. Non posso insegnare Bug Buzz, ragazzi. Vedete, metto Gragia al posto di Ice Beam. Ma eviterei, ecco. Modesto, Tyranitar così nell'erba. Ecco qui alla roulette del giovedì. Leafstone. Dubbio disco. Expert bet. Ma quante cazzo di robe evolutive abbiamo trovato sti giorni? Leva di al cazzo, Bill. Non ti conosco. Cazzo è l'itema sinistra, ragazzi? Dio buono, se non c'è un item a sinistra mi incazzo. Sì, ok. Ho un vago ricordo ci fosse. Forse non mi state trollando. Questo l'ho già preso, ragazzi. Ce ne sono altri? È dietro gli alberi? Ah, Protector. Ah, un altro piccolo oggetto evolutivo, ragazzi. Grazie. Non avrei mai voluto missarlo. Quindi Leo mi ha insegnato questa cosa. Cioè, Frank 95 Ita ha spiegato a Leo questa cosa. Che io posso prendermi forza qua. E farmi gli allenatori da sopra, qui poi con al 30. E prendere altri oggetti nuovi nella vecchia grotta. Sì, ho capito che... Allora, ragazzi, basta parlare di Bug Buzz e Solar Beam. Io smetto di entrare in questa cazzo di grotta, di questa cazzo di roba. E adesso sarebbe da fare torre bruciata, credo. Vediamo. Oggetti a sinistra, torre bruciata, ok. Però... No. Come abbiamo imparato, si può fare un'altra cosa. Intanto ci prendiamo questi oggetti qua. E poi andiamo a fare il trick della grotta scura. Cesto Berry, PP Up. Ecco, questo PP Up messo lì così a sfregio, anche su Mist Ball non sarebbe male, eh? Vediamo, vediamo se ne troviamo altri. Scraccino.
Tu non voglio sfidarti ora. Via dal cazzo. Allora, qua gli item stavano uno qua. Calmamente, ecco. Roviniamoci la cosa. Vediamo che già non impara calmamente, quindi anche quando lo troveremo da un capo palestra non potremo insegnarlo. Voi lo insegnereste calmamente? Apparentemente sì, se non lo trovo. Lei non è abile. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per farci arrivare a fine mese. Grazie Thomas per l'abbonamento. Gentilissimo. Supporta il progetto. Qui non ce n'erano, vero? Dico cazzate. Ce n'era uno qua dentro, no? Tra gli sposini. Ah, quello non segnato al faro l'ho preso, no? Questo qui e questo qui, no? Oh, cazzo di poco. C'è altro, vero? Oh, oddio, che spavento! No, non voglio sconfiggere sui Kuna al 200 adesso. Dopo. Presi tutti, grazie. Potrei anche mettermi la bicicletta, però non ho il feeling tattile ormai. Forse ce n'era uno qua che ha lasciato. No, l'hanno spostato. L'hanno messo là per semplicità. Il faro l'hai già fatto? No, ragazzi, il faro è tra un bel po'. Cioè, neanche tra un bel po' in realtà, torre bruciata faro. Però si può fare questo tricchettino. Che è da sudovudo. Io vado a destra. Perché Whitney è quella che mi dà l'opportunità di usare forza, no? Possiamo entrare qua dentro, che tanto è un dungeon gratuito. Non è un dungeon, sta roba. Mettiamo forza al crabbon. Tiriamo una salvati. Dai. Ah, perché gli voglio fare cut. No, ah, no. Sì. Salviamo, va. Sì, l'ho preso l'oggetto di Oli del molo. Grazie. Lei ho scoperto. Vabbè, forse c'eri, sì. Con Spaccarocci trovi Pokémon al 20. Quindi, post-Faulkner, volendo, si può switchare con un Pokémon al 20. Io qui non so dove andare, vado un po' a caso. Adesso vediamo, ragazzi. Enigma Berry. Pulita totale, bellissima. Occa Berry. Non so che serva. Qui è dove sono arrivato. Quindi va bene. Io proseguirei di qua. Sì. Power belt. Che palle. Flame orb. Niente. Qui è un'epoca al 30, tipo. Forse 36 anche. Un po' rischi, però vabbè, si può fare. Insomma. Sono deboli, posso farli. Eh sì, a parte Pinsir. Andiamo a pagina 196 della guida, che questa roba dovrebbe da fare late game in realtà. Vediamo che livello sono sti Pokémon. Cinque Pokémon al 23. Si possono affrontare.
E dobbiamo arrivare a 323, ragazzi. Porca troia che allenatorini. Qui, salvo scammate, sono due livelli, due bei livellini, eh. Ci ha macinati la ale. Qua torniamo al punto di partenza, rifacciamo un attimo il giro, andiamo a affrontare anche l'ultima, prima ci curiamo. Vi è piaciuto questo tricchettino? È andato prima il mio banner, ma il malfunzionamento del bot. Guarda, Gabbo DG, non ho idea. Penso prima il tuo ban. Il tuo ban, che poi non è neanche bannato, capito? Boh. Non so, perché tu... non lo so, io non lo so. Il bot non va da 7 live, quindi 2 settimanelle. Lui, anche lui ha fatto la sub 15 giorni fa, eh. Vedi se ha fatto il pigliamosche XD? No. Sono quasi contento che abbia fatto poker run oggi, quindi possiamo farne altri i prossimi giorni. Tra l'altro non sarà facile perché io ho tipo dei lavori molto serrati da dover fare. Sì. Al massimo ci facciamo una nottata. Qui vai. Ah sì, beccati la 4 per e dacci mezzo livello. Ok, qui non c'è altro, vero? Qui c'è proprio il 60 e passa, quindi li lasciamo in pace, eh? Che dite? Qui non c'è niente. Boh, perfetto, abbiamo fatto tutto, 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 tutto fattibile. Poi sarebbe da capire anche quando posso fare il lago io. Posso farlo prima di... No, perché surf me lo fa usare lui, quindi... Ah, posso fare il Team Rocket Taro nel... il Team Rocket Taro nella zona delle Kimono Girl, che c'è tipo il Pokémon al 20. Devo smettere di usare i repellenti. Il pelo del naso. Vuoi fare i try da me, Leo? In teoria basta che ti copi la cartella e... Ma probabilmente li devo fare anch'io i try, non lo so. Ma fatti una bella 8 ore, vedrai che 8 ore si fanno i try. E io li sto facendo oggi perché oggi, come sapete, c'è il versus e quindi ci sono i try più facili, ti trovi i Pokémon più forti. Come avete notato ho fatto... Abbiamo cominciato che eravamo a 282 tipo di try, eh? Morto Tentacool, che era della run prima, quindi era del giorno, randomizzato il giorno prima. E poi abbiamo fatto 3-4 out of lab in 5 tentativi, eh. Cioè, non vorrei dire, non vorrei dire. No. Torniamo un attimo indietro. Allora. Sto pure pisciando addosso. Prima si fa il monte bruciato qua e io vi direi che quelli sopra li facciamo assolutamente dopo. C'è una lotta in doppio, lo schiavetto ce l'abbiamo, easy. Ah, c'è pure il rivale qua, aspetta un attimo. Aspetta un attimo, mettiamo un oggettino. Bag. Sta Enigma Berry che mi restaura i PP se sono guidato una mossa super efficace. Io la mossa super efficace me la piglio tutta in faccia, però. E ho 60 di difesa. Madonna, c'è un 59 di attacco speciale, tantissimo. Vi metto la Citrus. Tanto prima o poi la useremo. Tutta sta roba, secondo me.
Manca tutto il Raikou, è vero, tanto è Entei e Suicune, ragazzi. Dai, esci Raikou. Umbreon, quasi un cane, non leggendario. Va bene, mo, shottiamo, shottiamo. Ecco, appena detto, shottiamo Registeel. Shottiamo, shottiamo. Questo è il rivale che no, a cui non piace lottare. Cioè, non piace la lotta al nostro rivale. Non piace la lotta al nostro rivale. Continuerei per la loro a fare Aurasfera, ma Ice Beam fa 10 danni in più, quindi non me li faccio mancare. Full debole a lotta questo rivale. E lo segniamo subito. 20 punti, ma vale come autoflap sto pagliaccio. Torre bruciata, 5 punti. Io comincerei da sotto, ragazzi. Sì, c'ha bello full lato di exp, è vero. Tanto i leggendari non si trovano qua. Ho scoperto che si possono trovare leggendari nell'erba, quindi vediamo se riusciamo a farla tre volte su tre, sta carta. Ah, oddio, che spavento. Che succede? Cutscene dei cani leggendari. Un Pokémon al 32. Dai, vattene via. Ma scusate una cosa. Sono stati spostati gli item, immagino. Ma perché non posso fare sta cosa? E non ho mai visto cosa c'è qua. Ah, hanno letteralmente tolto tutto. Perfetto. Lui ha tre Pokémon, 26, 26, 23. Blastoise, ecco, acqua ci mancava. Però è il 26, ragazzi. Dark Pulse dovrebbe bastare. Bellossom, sprecherei tranquillamente un Ice Beam. Kecleon nella lotta. Water Pulse, bella ma. Vabbè. Due Pokémon al 30. Lei è una delle più. Oh, Dragon Pulse comincia a servire a qualcosa. Ah, Rapidash. Mist Ball. Ogni volta che leggo Reaper Cloth mi sembra stoffa dello stupratore. Leggo male, eh. Cloyster era uno di quelli che abbiamo deciso di non scoutare perché ci faceva troppa paura. Aggron. Via di tutto, via tutto, via tutto. Che bel Gardevoir che ci è uscito però, eh. Diventa sempre più bellino. Qua è Ice Beam. Godurioso Ice Beam. Ci facciamo le bambine. Che hanno i Pokémon al 30? No, di meno. Sì, al 30. Allora, chi ci fa più paura? Roserade. Quindi facciamo Ice Beam su Roserade. E Fast Ball. Water Sport. Rimarrei di Ice Beam e vaffanculo. Molto bene, molto bene. Abbiamo 4 Ice Beam e ci mancano 4 Pokémon. Capiamo. Allora, lui è il nostro. Beh, sappiamo che ha meno difesa, ha 80 di difesa. Questo viene giù con Dark Pulse tranquillo proprio, ragazzi. Siamo noi stessi. Più o meno è randomizzato come noi.
Special attack sempre più 3, più 3, più 3, più 3, più 3. Dai, c'è ancora. Tyranitar per 4. Allora, sfera intoglibile, ragazzi. Mossa più forte del gioco. Incredibile che le due run lunghe che abbiamo fatto erano entrambi di Aurasfera. Abbiamo perso 0 HP qua dentro. Fino a Ampharos. Che gli avevamo fatto Mist Ball, no? Ad Ampharos era venuto giù al Trent. Oh, madonna, che squishy. Squishy vuol dire debole. Che scoppia. Ambra antica. Guardia speciale. Niente di niente. Niente cane leggendario, ragazzi. Peccato, non possiamo fare la terza volta la carta. Come se si potesse. Ok, abbiamo full creato qua. Allora, ragazzi, io alle 5 avrei da lavorare con Andrea. Cioè, dobbiamo fare un piccolo pre-placement. Però 10 minuti andiamo avanti, dai. Metto i punti con questo mouse. Sarebbe bruciata? Fatta. Full creata? Certo. Fabio, non è vero. Fabio, li ha fatti tutti. Fabio? Ok, perfetto. Dai, no, non è un troll. Cioè, io poi vado in paranoia e dico che palle, ho fatto casino, ho fatto casino. E Fede, no, dopo sicuramente non posso passare in vocal perché devo andare a Orape, davvero. Però, tipo, se vi organizzate, magari qualche volta un paio d'aram ce le facciamo la sera sul LOL. Fate amicizia tra di voi nel gruppo Ainub Chat, che c'ha pure la parte, volendo, in cui potete tutti chattare insieme. Oddio, l'item a sinistra. Basta, lasciatemi in pace. Guardate che non vado più avanti, se continuate così. Prima c'è il Monte Mortar. Prima del faro. Ah, ok. Io parlo, ma surf, non sono andato a prenderlo prima. Non ho mai detto ci facciamo le bambine. Detoniamo Swablu. Scusa, non volevo parlarti. Sì, Leo, noi continuiamo a fare questo tipo, questo testa a testa. Ma ci hai dato surf? Questo testa a testa così farmiamo un sacco di interazioni. Tanto dovrei essere, 200 punti sopra di te, neanche? Fatemi vedere. Però superare tuono mi farebbe godere un sacco, infatti quasi quasi. Quanto mi manca? Ah, 300 punti, no, sono troppi. Sì, ho 190 scarsi punti più di Leo. Perfetto, Leo ci risupera stasera. Probabilmente anche Mario. Perché il Masseo ha 9600 punti? Cos'altro è successo da lui? Che fatica posso fare? Quella di trovare un Gyarados rosso anziché un Gyarados rosso, trovare un... Piplap, no, un Pokémon meno di 250, penso un Azuril e pochi altri, Cricket tutte Caterpie. Monte Mortar, facciamo un piccolo calcolo. Venti Pokémon il Monte Mortar. Possiamo one-shotarli tutti. Ah, un Electivire con il mio Gardevoir. Ho capito. Non ci posso credere comunque.
Con le due carte di credito, se ho quanto arrivo, se faccio anche evolvere Magmar, faccio 2000 punti extra, tipo una roba del genere. Sono 250 punti a carta, sarebbero 500 punti in più. Se Dinja con Perish Song. Spero di no. Prossima mossa la impariamo in due livelli. Ci serve come... Cioè, se troviamo ruota a fuoco, ahimè, penso che dobbiamo mettere la posta di Dragon Pulse. E adesso, cioè, stiamo veramente giocando troppo contro la probabilità. Electrizer. Non abbiamo ancora visto un Electabuzz, vero ragazzi? Figa, esce qua, ti immagini. Vogliamo la Citrus? Boh, la teniamo. Ma è la sua memoria, ste cose, dai, vai. Ecco, appunto, appena detto. Non so prendere le scale. Sì, una sfera che non può missare mentre sei confuso, ti colpisci da solo tutte le volte. No, non credo funzioni proprio così la storia. Elisir Max, vabbè, vogliono farcela fare. Io Leo uguale ieri, eh. Io ieri sono morto con Bronzong a Whitney, a casissimo proprio. Cioè, aveva una serie di Pokémon, l'abbiamo provato due volte, anche la seconda volta abbiamo fatto strafatica. E avevo Electrizer, no, avevo Magmarizer, uno dei due, e Magmar era qui, qua dentro, quindi era... Entravo, lo catturavo e vaffanculo, capito? Avevo pure la caramella rara. Tanto sapevo che non andava tanto avanti il socio. Due Pokémon al 32, vediamo se cominci già a metterci a 90 tu, ragazza. La scala destra prima degli allenatori, grazie Mariano, hai ragione. Sì, lotta è 4 per su tantissime cose, perfetto, perfetto. Qua no? Ce n'era uno qui, revival herb, grazie Mario Sturniolo. Pezzo stella. Niente, peccato. Qui si esce ma non ci interessa. Forse neanche si può. Allora, abbiamo fatto un allenatore. Devono essere 12, ragazzi. Mumu Milk, succosissimo. Due allenatori. Madonna, sti Pokémon acqua bastardi. Vediamo se vengono giù con Aura Sfera. Non vuole da Aura Sfera, ricordiamocelo. Da due sì, però. Sandlash. Al 36 alto, eh. Bisogna spimmare qua. Due. Gorebis. Qui viene giù. Ariados, qualcosa abbiamo sicuro. Si può giocarci la Mist Ball tranquillamente qua. Nidoking è l'Ice Beam più facile della storia. Viene giù pure di Dragon Pulse probabilmente. Siamo a tre allenatori. A tre Max. Va bene, ok, PP non saranno mai un problema, abbiamo capito. Berry Juice. Leafeon è Ice Beam. Questa qui... Porco Giuda, tutto M-Coat, proprio non posso leggere, supersonico. Niente. Supersonico ci salverebbe da Shedinja, ragazzi, se confondendolo si auto-hitta. Boh, non lo so. Sì. Vi racconto la storia. Ok, vi racconterò una storia. Sì,
Se più avanti impariamo una mossa per Shedinja, leviamo Supersonico. Supersonico confonde, ragazzi, Supersonic. Anch'io sarei della storia, se poi arriva Shedinja fa niente, GG. Ho che lo toglie, è un moveset incredibile. Sì, sono d'accordo. Ma percentuale di confondere è 55% hit a Supersonico. Io la skipperei. Dai. Volete davvero buttare un rank così per Shedinja? Il fatto è che Dragon Pulse magari ci salva in altre situazioni, capito? Io ho un'idea, Keep all moves. Ho un'idea. Dopo ve la spiego. C'è una bacca che quando subiamo danno fisico risponde con danno, con un danno. È quella la bacca che dobbiamo usare noi. È tipo una bacca che non abbiamo. Ma troveremo. E magari Shedinja, facciamo se che lo uccido. Ragazzi, può succedere di tutto, dai, per piacere, no? Non voglio buttare sta run così. Cioè, mamma mia, madonna santa. È la roba berry, vuoi vedere? Questa. Se dovete dare un Pokémon e ci landano uno special attacco addosso, pure l'avversario prende danno. Queste qui sono le vacche per Shedinja. Ora, o one shotiamo tutto ciò che vediamo fino a Shedinja. Ho chiamata. E ci dice di avere pure la mossa speciale. Io la give. Ora gioco solo per one shottare. Vediamo se riusciamo. Capiamo, ragazzi. È una trollata, però. Puoi darla in battaglia? Non lo so. Porca troia, se posso darla in battaglia è la svolta. Tocca provare. Posso andare in battaglia? È un hit. Ok, è vero. Prova su un selvatico. Sì, la butto, ragazzi. Posso dare solo quelle che curano? Chi lo sa? Figa, se lei già Shedinja non posso farlo, mi appendo la cravatta al muro e smetto di giocare ai Pokémon, ragazzi, ve lo dico. Ho perso contro gli allenatori, ma li stiamo facendo tutti, quindi non c'è problema. Crobat. Oh, piccolo Crobat. Ti fa male, eh? 54. Mossa? No, al 60. Comincerei da questi. Waterstone, ragazzi, non facciamo la conta degli oggetti evolutivi che abbiamo. Cazzo. Questo ci reggeva tutto, vi ricordate? Però ha Ice Ball e Light Screen. Lo sapevamo, questo lo sapevamo. No! Mi è scliccato.
Quella bacca o la tiene o non funziona se la mangia, credo. Dopo. Allora, spero di fulcriare il Monte Mortar senza trovare Cedingia. E poi domando. Super Repellonzo. Questo è solo un Pokémon, ha il 35. Pulito Clean. Questa credo sia una MT. No, ho tolto repellente. Fulial invece no. Allora, lui... un attimo che zoomo perché vedo pochissimo. Allora, 36, 33, 35, 32. Lui lo facciamo per ultimo. Vi ricordate che aveva Flareon che ci stompava questo qua? Mimica, la impariamo, credo. Starfberry. Arceus, è morto al 6, è morto all'8, morirà anche al 32? E come? Mancano quei due. Gorebis di nuovo. Qua è da drago pulsarlo, non mi giocare l'ultimo Mist Ball. Molto bene. Era questa che era una MT? No, Shiny Stone, un'altra pietra evolutiva, grazie. Vabbè, Arceus trovati, 3. Qua dentro, 2. Lui viene proprio a parlargli. Porcaccio, porcaccio. Ha un Pokémon solo? Sì. Qui la miglior mossa è Mist Ball. Vi dirò, ci tiene Mist Ball. Possiamo anche dire che c'ha una buona special death su Charizard. Ok, abbiamo full clearato Monte Mortaro. È full tirato. Forse c'è un'altra Pokéball qua sotto, non credo. No, perfetto. Dopo il Monte Mortaro si va qua. Ho sbagliato strada, no, è giusta. Ok, allora vediamo di mettere... Dai, che cazzo canti? Vediamo di metterci un attimo... Sicuro? Questo qui si gira anche? No. Buona ragazzi, ci vediamo. Salvo i punti. Certo. Dai, stiamo a banner chilling. Adesso io vado a fare il mio finto lavoro. E ci vediamo, vi direi... domani registriamo con l'Ever e Cile tipo alle 3. Ma poi il video va anche montato, perché deve uscire entro domenica, massimo sabato. Potremo fare domani dalle... dopo cena, dalle 21 alle 24? No, perché domani Camilla voleva vedere la sirenetta alle 8:45. Non so se ci vediamo domani, credo di sì. Uno spazio di tempo ve lo trovo. O forse era dopo domani che andiamo a vedere la sirenetta. Avete visto la sirenetta? Ha detto che è il suo canardone preferito e voleva tanto vederlo. Capiamo. Montemor. Giova i punti del portare. Sto mettendo i punti! Madonna, perché la voce così alta, Leo? Così non lo so nel dubbio. Ti do un piccolo consiglio. Vai su a pagare il pizzo dal Team Rocket che funziona sempre. Ah, l'ho già pagato la prima volta che ci sono andato. Io lo pago ogni volta, devi portarlo più 6 il pizzo. Ah, è tipo una statistica da aumentare? Sì, sì, io lo porto sempre più 6, gli do 6.000 e mi coverano l'hideout del Team Rocket poi. Non ti mettono Cedinja contro, capito? Già. Buona. Ciao ragazzi, io chiudo. Dai, e domani vi scrivo su Instagram allora che streamo, se streamo, ok? Ciao.